presento, sono Flavia Giordano, sono dell'Arti Regione Puglia e faccio parte dello staff Laboratori dal Basso. Laboratori dal Basso è appunto un'iniziativa nell'ambito della quale è stato realizzato questo laboratorio, questo extraterrestre. Come funziona Laboratori dal Basso? Laboratori dal Basso è un insieme di tre bandi destinati ad imprenditori, giovani imprenditori pugliesi o associazioni giovanili che vogliono fare un salto qualitativo e diventare sempre più crescere dal punto di vista della gestione manageriale e dal punto di vista imprenditoriale. Con Laboratori dal Basso quindi noi supportiamo aziende giovanili e associazioni dal punto di vista della formazione. Formazione che è un po' diversa dalla formazione tradizionale, che prevede appunto un ente, un istituto di formazione, ovvero un'università che offre dei corsi a catalogo o appunto a una didattica prestabilita in cui decide docenti, decide materie e poi si, nel caso della formazione professionale, si propone sul mercato. La differenza ai Laboratori dal Basso è che questi sono corsi realizzati non da professionisti della formazione, quindi persone che nel 90% dei casi non hanno mai organizzato un corso didattico, ma appunto sono organizzati da imprenditori che vogliono approfondire un determinato settore in cui lavorano, e questo è appunto il caso di Ciclo Murgia, che ha organizzato questo laboratorio. Tutto nasce dall'esigenza di formazione. Nel loro percorso Ciclo Murgia per esempio sta potenziando l'aspetto didattico relativo alle tematiche dell'agricoltura e l'agricoltura urbana, cosa che poi servirà a loro per crescere e fornire ulteriori servizi sia didattici sia appunto imparare per diventare domani quello che non sono ancora oggi, quindi per offrire servizi per esempio relativi al mondo dell'agricoltura, io ho bisogno di imparare questo, questo e questo, quindi c'è l'identificazione di un bisogno. Sulla base di questo bisogno viene costruito un piano didattico. Come viene costruito? Cercando i migliori esperti che si è in grado di contattare, perché noi, diciamo, i docenti di Laboratori dal Basso non li contattiamo noi come atti, ma li contattano gli stessi organizzatori, e quindi possono essere liberi di scegliere per esempio quel docente che è esperto in quel campo, quell'altro, quindi fare un po' veramente la selezione loro stessa dei docenti da cui imparare, con tra l'altro un grande grado di apertura, perché noi Laboratori dal Basso facciamo venire anche docenti dall'estero. È il caso di questo laboratorio, c'è un docente per esempio che arriva dalla Spagna, quindi noi da questo punto di vista vi spingiamo anche molto a guardare al di fuori del vostro ambito territoriale, non perché siamo, non vogliamo che possiate usufruire della formazione di docenti o comunque esperti del settore pugliesi, ma semplicemente perché se un docente, un relatore è già disponibile sul territorio, pensiamo che per voi sia più facile intercettarlo e quindi imparare da lui. Noi invece vi aiutiamo, vi compriamo i docenti magari che vengono da fuori, aiutandovi soprattutto nelle spese di viaggio, quindi ve li portiamo in Puglia e paghiamo loro un gettone di presenza parametrato a quello che sono le
fasce di compenso del Fondo Sociale Europeo. Quindi scegliete il tema, scegliete i docenti, scegliete le modalità di formazione. Ancora un esempio di sviluppo extraterrestre, questo è un laboratorio che prevede per esempio sia attività frontali come queste, come quella di oggi, sia attività pratiche in cui si mettono le mani, si fa tutto attività laboratoriale, e questo sarete voi a deciderlo, sarete voi a decidere se si tratta di un corso più frontale oppure che è un corso laboratoriale. Nelle tematiche noi vi chiediamo non solo di affrontare aspetti tecnici della materia, in questo caso l'agricoltura, la costruzione green, ma di inserire anche dei moduli imprenditoriali, dei moduli gestionali, un po' perché diciamo va alimentata la cultura di impresa e perché pensiamo che i docenti possano essere, che in molti casi sono imprenditori, persone che hanno provato l'attività di impresa sulla loro pelle, possano offrirvi una testimonianza eccezionale, quindi casi pratici. E poi innovazione, questo è un altro ingrediente che troverete in laboratori dal basso, quindi non si fanno corsi per imparare AutoCAD, ma come si innova nel mio campo, come si fa quel passo avanti, quel salto qualitativo. E quindi una volta stabilite queste cose noi vi supportiamo per la realizzazione di questo laboratorio. Noi non copriamo tutto, noi per esempio non copriamo le spese di organizzazione del laboratorio. Marinella e i ragazzi di Ciclo Murgia hanno organizzato questo corso gratuitamente, cioè noi non stiamo dando soldi loro per l'organizzazione del corso, ma stiamo comprando i docenti, stiamo pagando i transfer, stiamo pagando le attività di diffusione in streaming e registrazione di tutte le lezioni, che poi troverete anche sul sito laboratoridalbasso.it una volta finito il corso, e nel caso di docenti stranieri servizi di interpretariato. Tutto il resto è a carico vostro, non perché non vogliamo darvi soldi, ma se Laboratori dal Basso è un'iniziativa destinata agli imprenditori, gli imprenditori devono essere bravi anche a fare rete, a fare fundraising. Quindi se voi per esempio riuscite a creare delle partnership facendovi per esempio dare la sala gratuitamente dal comune o mettendovi in rete con altre associazioni, trovando degli sponsor privati che per esempio possono darvi anche dei soldi cash, a noi va benissimo, perché tanto anzi vi incoraggiamo a perseguire, cioè a fare fundraising per la sostenibilità economica anche del vostro laboratorio, perché organizzare un laboratorio, soprattutto per chi non lo fa di professione, è anche uno sforzo e un risparmio energetico, soprattutto se nel frattempo tu stai lavorando per mantenere la tua impresa o la tua associazione. Quindi questo è lo scenario in cui ci muoviamo dal basso. E quindi voi, se avete voglia di presentare un laboratorio, potete farlo, il bando è aperto fino al 27 giugno e possono partecipare associazioni microimprese composte da soggetti in maggioranza tra i 18 e i 35 anni e potrete realizzare laboratori, quindi mandando la vostra candidatura fino al 27 di giugno potete realizzare laboratori per il mese di settembre, da settembre a novembre, quindi ci sarà una seconda tranche. Noi adesso stiamo esaurendo, fino a fine luglio realizzeremo tutti i laboratori di questa prima fase, ce ne saranno tantissimi, stiamo realizzando 40 in tutta la Puglia, vi invito a guardare sul sito laboratoridalbasso.it per trovare qualcosa di analogo. Sull'agricoltura ne abbiamo già fatti altri due, uno nel Leccese e uno sul Brindisino.
e nei prossimi giorni ne partirà un altro nella provincia di Bari, nella zona di Castellana Grotte. Quindi se vi interessa mandateci un'email, ho controllato sul sito, in realtà noi stiamo firmando proprio in questi giorni, quindi se ci volete mandare un'email a laboratori@chiocciolarti.puglia.it vi possiamo dare i dettagli anche di questo corso dedicato all'agricoltura. L'azione Laboratori dal Basso ha anche due altri bandi di cui parlerò velocemente. Uno è Testimonianze, che è, come dico io, il cicchetto di Laboratori dal Basso. Cioè, mentre Laboratori dal Basso è un programma che può durare anche 50, 60 più ore, quindi è un percorso strutturato un po' più lungo, con Testimonianze è possibile invitare un singolo relatore a parlare della sua esperienza di impresa innovativa nel corso di un singolo appuntamento, quindi un pomeriggio, una sera, e quindi vi racconterà la sua testimonianza. Abbiamo un altro, questo bando è aperto fino al 30 luglio ed è a Sportello. C'è un ultimo bando che si chiama Mentoring, in cui noi cerchiamo di mettere insieme imprenditori senior e imprenditori junior per sempre una crescita delle giovani imprese. Faccio un esempio, un esperto, cioè un imprenditore del settore agricolo che è attivo da più di 5 anni, affianca una giovane impresa agricola per esempio supportarla nel raggiungimento della certificazione biologica, per esempio. Quindi l'imprenditore più grande insegna attraverso un percorso individualizzato, quindi mentore giovane idea, a risolvere problemi tipici di impresa relativa a quel settore. Quindi facciamo questa specie di accoppiamento, ed è anche molto interessante perché quello che a noi piace è mettere insieme persone che prima non si conoscono e che in qualche maniera si possono aiutare a vicenda, perché non solo il giovane imprenditore riceve un beneficio perché fa questo percorso di crescita individualizzato imparando dall'imprenditore senior, però nel frattempo l'imprenditore senior si contamina e viene magari in contatto con realtà che sono in grado di proporre anche progettualità e nuovi stimoli. Quindi sicuramente è una situazione stimolante per entrambi. Non rubo altro tempo alla vostra lezione, se avete qualsiasi domanda relativa al bando Laboratori dal Basso potete scriverci o andare sul sito laboratoridalbasso.it oppure sulla nostra pagina Facebook. Quindi pure io mi fermerò qui un po' di tempo, se avete qualche altra domanda magari durante la pausa sono a disposizione. Buona lezione. Grazie. Allora, è venuta qualche domanda, una persona nuova, ciao, qualche domanda rispetto a quello di cui abbiamo parlato stamattina durante la pausa, mentre pranzavate? Ok, allora possiamo continuare, poi insomma chiaramente siete liberi di interrompermi quando volete, insomma aprire il dibattito, parlare. Allora, questa l'avevamo vista. Dunque, vabbè, faccio solo un breve riassunto per la persona nuova che ti chiami? Marco. Vabbè, siamo arrivati adesso a parlare delle strategie adottate dal mondo dell'agricoltura per ritrovarsi in uno spazio di valore economico ma anche sociale all'interno del moderno sistema agroalimentare. Quindi questo è un po' l'argomento che stiamo trattando in questo momento. Vabbè, abbiamo visto che una delle strategie è appunto l'integrazione di attività a valle della filiera. Abbiamo nucleato in questo modo, quindi vendita diretta, vendita di prodotti da parte di altre aziende agricole, preparazione di trasformati. Vendita diretta e preparazione di trasformati, abbiamo già parlato stamattina.
appunto un'altra strategia ulteriore è la vendita di altri prodotti di altre aziende agricole. Questa è una cosa consentita dalla normativa, cioè chiaramente c'è sempre il carattere della prevalenza, ma un'azienda agricola può acquistare da altri agricoltori una parte dei prodotti agricoli e rivenderli se ha il banco al mercato, eccetera, chiaramente dovendo specificare che non sono prodotti suoi, ma sono prodotti acquistati da un'altra azienda agricola. E quindi questo è di nuovo un modo per creare nuovo valore, no? Ed è molto spesso anche una modalità che consente di vendere molti più prodotti. Pensate ad esempio a due aziende agricole, due agricoltori che magari si scambiano una parte dei prodotti, li vendono uno con l'altro e in questo modo nello stesso momento possono essere presenti su due mercati differenti vendendo una gamma molto più ampia di prodotti, no? E quindi può anche essere un modo, diciamo, per ottimizzare gli sforzi e il reddito. Poi abbiamo visto la differenziazione di prodotti e di produzioni, quindi tutto il settore del no food, abbiamo parlato appunto stamattina di queste aziende diciamo un pochino più innovative che magari con le loro materie prime agricole fanno delle trasformazioni diciamo ad alto contenuto anche di ricerca, provando a fare appunto dei agridetergenti, agricosmesi, insomma tutti questi settori più innovativi, oppure trasformazioni contro terzi a marchio aziendale. Questa è un'altra cosa che ho messo qui, ma è molto interessante perché poi molte aziende agricole oggi cosa fanno? Magari non hanno i soldi, non possono fare un investimento per farsi il laboratorio di trasformazione, no? Pensiamo ad esempio a una cosa tipica, chi fa frutticoltura, le marmellate e i succhi di frutta. Questo tipo di laboratori hanno comunque un determinato costo perché ci sono macchinari, sono di un certo tipo, bisogna avere un locale a norma e quindi ha un impatto economico forte, no? Per un'azienda agricola. Però molto spesso le aziende agricole in questo periodo cosa stanno facendo? Stanno lavorando con altre aziende agricole che hanno già laboratori di trasformazione oppure anche aziende del settore artigianale che fanno trasformati, vendono la materia prima e si fanno fare il barattolino di marmellata a marchio terzi dove è specificato il marchio dell'azienda agricola e c'è scritto che è prodotto chiaramente da quel laboratorio che si trova in un determinato posto. Deve essere chiaramente specificato, però in questo modo l'azienda cosa fa? L'azienda agricola compra un servizio da parte di un'altra azienda che li trasforma e poi rivende il suo prodotto col suo marchio specificando che chiaramente è stato prodotto in un laboratorio a norma con determinate caratteristiche. E quindi questo di nuovo è un modo per controllare tutto il processo di filiera, cioè io azienda agricola non posso fare il laboratorio ma risolvo il problema dell'utilizzare la frutta che magari è meno bella esteticamente, che è più difficile da piazzare sui canali di vendita ordinari attraverso queste modalità che non hanno un investimento diciamo di alto livello da affrontare all'inizio. Poi allora le altre attività, l'altro contenuto di servizio, ne abbiamo già visto alcune stamattina, abbiamo messo gli agriturismi, le aziende didattiche, poi i lavori pubblici, questo non ne ho parlato stamattina, questo è un altro comparto importante che ad esempio, non sto qua, ma in Piemonte sta prendendo sempre più piede. Cioè le aziende agricole prendono una parte di lavori pubblici che un tempo magari facevano i comuni direttamente, adesso vengono demandate alle aziende agricole perché hanno al loro interno dei mezzi idonei a fare questa attività, no? Tipicamente da noi tutta la parte di spazzamento della neve negli ultimi anni è stato sempre, cioè nella maggior parte dei comuni è comunque un lavoro preso in appalto dalle aziende agricole perché hanno i trattori, hanno i mezzi per poter fare queste attività e questo è un altro insomma, aspetto interessante, chiaramente con una riduzione del costo per il comune che non deve pagarsi l'ammortamento, l'assicurazione di mezzi idonei a questo tipo di attività e l'azienda agricola appunto ha già il trattore, ha già un mezzo comunque adatto per questi lavori e soprattutto cade in un periodo dell'anno in cui le aziende agricole hanno un calo molto forte di lavoro, il periodo invernale e quindi si tratta appunto di poter in qualche modo incrementare il reddito in quei mesi un attimino più difficili per il mondo agricolo. Poi abbiamo visto i servizi per le famiglie, quindi tutti i servizi di cui abbiamo parlato, quindi servizi agriasilo e tutti i servizi più di assistenza per i bambini, baby parking, eccetera, che stanno nascendo nelle aziende agricole. E, abbiamo già parlato stamattina, ad esempio, appunto di questo agriasilo, ma questa è stata una pratica, non so se qua ci sono in Puglia degli agriasili, esperienze di questo tipo. Non è un'azienda agricola, tutte le passività,
Sì. Perché l'agri asilo, ad esempio, in Piemonte è stato un processo che è durato 2 o 3 anni, cioè di lotte con, insomma, no? Perché soprattutto con le ASL, no? Che erano molto contrarie al contatto tra bambini molto piccoli, perché questa era un'azienda agricola che ha delle mucche, ha dei, agli asini, no? E quindi comunque il contatto con gli animali, insomma, c'è tutta una serie di problematiche, però poi si è riuscito, anche attraverso chiaramente un investimento da parte dell'azienda, a far accettare questa cosa. E questi agri asilo stanno andando molto molto bene, perché c'è fortissima richiesta, chiaramente, perché le famiglie chiaramente vedono in maniera positiva il fatto che, insomma, il bambino possa essere inserito all'interno di un'azienda agricola, soprattutto una bella stagione, fare tutte le attività all'esterno, fare dei laboratori, che chiaramente è difficile fare, insomma, in un contesto urbano. E poi ristoranti in città, ecco, questa è appunto un'altra cosa che sta nascendo, ce ne sono alcuni, stamattina abbiamo parlato di questo McBoon, quindi aziende agricole che aprono in città un ristorante e gestiscono questo ristorante utilizzando direttamente i loro prodotti e i prodotti di altre aziende, che è cosa diversa dall'agriturismo, perché l'agriturismo deve avere la caratteristica di essere chiaramente in campagna presso l'azienda agricola, e ci sono anche dei vincoli legati alle dimensioni, al numero di posti, eccetera. Mentre invece questa è un'attività che è, come dire, sconnessa dall'attività agricola su un piano, diciamo, gestionale, perché è un'attività a sé, un ristorante, quindi una società di ristorazione, che però, insomma, nasce dalla spinta dell'azienda agricola. Ed è un modo sicuramente per poter valorizzare, per poter utilizzare i propri prodotti. Ce ne sono poche per il momento, però anche questo è un fenomeno, insomma, che è in crescita. Ecco, Alternative Food Networks, questo è il modo con il quale in letteratura si parla di tutte le appunto, diciamo, i sistemi alternativi legati al cibo, no? Che chiaramente sono molti, soprattutto in Italia, ma anche negli altri paesi. Quindi tutto quello che ha a vedere con la filiera corta, con chilometri zero, eccetera. Questo è un nome, diciamo, che hanno in letteratura. Qui ho cercato, diciamo, di elencare tutte le pratiche in Italia, ma non solo, che sono più diffuse, più rappresentative, e che sono dei modi per collegare direttamente l'azienda agricola con i consumatori. Allora, innanzitutto ho messo le adozioni di piante, animali e i CSA. Allora, le adozioni di piante, animali sono una pratica, anche questa, che si sta diffondendo e che consente all'azienda agricola non solo di poter vendere direttamente, ma di avere un determinato tipo di supporto da parte dei consumatori. Consumatori che all'inizio dell'anno prendono in adozione una parte dell'azienda agricola, pagando una determinata cifra, e poi quando ci saranno i prodotti, chiaramente avranno quei prodotti, insomma c'è una sorta, diciamo, di contratto più o meno formale tra l'azienda agricola e i consumatori. E questo è molto importante per le aziende agricole, soprattutto quelle più giovani, quelle più piccole, perché è un modo per avere dei soldi subito senza dover anticipare tutte le spese, e in molti casi è anche un modo per condividere almeno un pochino il rischio, diciamo, dell'attività. Ad esempio, appunto, io mi viene in mente, questo è un caso che conosco io personalmente, perché insomma sono dei miei amici, loro sono degli apicoltori e loro adottano queste arnie, no? Quindi ogni anno una famiglia può, in cambio di, insomma, 50 euro, non mi ricordo, una cifra comunque non impossibile, adottare un'arnia, quindi scegliere il colore dell'arnia, scegliere il nome dell'ape regina. Ogni mese chiaramente si invieranno delle fotografie, un aggiornamento sullo stato dell'alveare, come sta, quali sono, diciamo, le principali attività di quel periodo dell'anno. E poi alla fine dell'anno, insomma, ci sono un tot di chili di miele, di caramelle fatte con il loro miele, di propoli, insomma prodotti dell'alveare. E loro, ad esempio, in questo momento hanno 80 di arnie e 30-40 l'anno scorso erano riusciti comunque ad affittarle. E quindi chiaramente, insomma, è una sicurezza che c'è durante l'anno per le aziende agricole. E ci sono però molte altre aziende che fanno appunto cose simili anche con altri animali oppure con le piante. Ad esempio, un altro progetto interessante, che insomma è abbastanza simile a questo, che è nato adesso, è un'azienda agricola nuova che c'è in provincia di Torino, e loro hanno avuto questa idea, che secondo me può anche essere riproposta, di affittare l'orto che loro fanno, perché è un'azienda orticola, ai ristoranti.
Quindi questa è anche poi una cosa che dà pubblicità all'azienda, dà pubblicità ai ristoranti. Quindi i ristoranti cosa fanno? Chiaramente loro non hanno tempo di fare gli orticoltori, ma affittano una parte di orto all'azienda agricola e l'azienda agricola chiaramente gliela coltiva e gli porta i prodotti. E quindi è anche una, insomma, maniera nuova, e chiaramente tutti i ristoranti che lo fanno si fanno grandissima pubblicità sul fatto che c'è questo rapporto più diretto con l'attività agricola. Il CSA sarebbe le comunità di supporto dell'agricoltura, che sono meno diffuse in Italia, più nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, e fondamentalmente sono dei gruppi che come dire, supportano l'agricoltore pagando all'inizio una parte dei prodotti che verranno acquistati e supportandolo nell'affrontare, diciamo, i rischi collegati all'attività. E quindi, insomma, si tratta di fornire un gruppo di supporto alle aziende agricole. Anche questo viene chiaramente per aziende agricole più giovani, più piccole, che si interfacciano di più con questo tipo di consumatori. Poi ci sono i punti vendita aziendali, che possono essere più o meno strutturati, quindi si va da locali semplici che vengono magari adibiti il sabato mattina piuttosto che un altro giorno a settimana, appunto vendita dei prodotti aziendali, avere i propri negozi fatti in azienda dove si vendono i propri prodotti, ma anche quelli di altre aziende agricole, anche i trasformati. E questo è un fenomeno che ha avuto molto incremento, insomma, chiaramente, quindi aziende agricole che comunque in qualche modo hanno un posto di vendita all'interno della loro azienda. Poi ci sono tutti i mercati contadini. Questo è un altro fenomeno in grande diffusione, molto, perché allora, i contadini in realtà ci sono sempre stati, i mercati continuano a esserci. Però negli ultimi anni hanno proprio preso via queste manifestazioni, questi mercati solo di contadini, esclusivamente di contadini. Ad esempio, c'è tutta la rete di campi aperti, genuino clandestino, che fanno normalmente dei campi. C'è l'AIAB, che sarebbe l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, che organizza anche appunto mercati di questo tipo. C'è la Coldiretti con Campagna Amica, che organizza anche moltissimi di questi mercati. Ad esempio a Torino, la Coldiretti, in provincia di Torino, organizza tutti i pomeriggi nelle vari posti principali, vari paesi principali, dei mercati contadini. E poi la domenica organizza questi grandissimi mercati nelle principali piazze della città a rotazione, dove i contadini vanno, ed effettivamente avere un mercato in centro Torino, insomma, si vende bene, chiaramente, anche perché poi, insomma, sono tendenzialmente persone abbastanza benestanti che vanno, che quindi, insomma, non si spaventano magari con i prezzi anche un po' più alti dovuti a lavorazioni artigianali, prodotti un po' di nicchia. Poi abbiamo ho messo le consegne a domicilio, quindi questo è un altro attività a forte servizio innovativo, quindi aziende che, soprattutto attraverso internet, magari appunto prendono delle ordinazioni e poi si organizzano, si strutturano per fare direttamente le consegne a domicilio. Poi pick your own, che sarebbero invece le attività dove sono direttamente le persone che pagano chiaramente il prodotto un po' di meno, perché vanno in azienda agricola a raccogliere i prodotti. Questo in realtà non è molto diffuso, però ci sono delle attività, perché poi molti agricoltori, quando dici queste cose, si spaventano, perché dicono: ah, no, mi rovinano le piante, assolutamente no, c'è il terrore, non sono capace. Che è vero, insomma, perché poi anche raccogliere sembra semplice, ma bisogna comunque saperlo fare con determinate tecniche che abbiano un basso impatto sulle piante. Però anche in questo caso può essere un'attività per collegare l'azienda agricola con i consumatori che fanno un'attività diretta in campo, quindi, insomma, aggiungere la parte, diciamo, di acquisto del prodotto a una parte, insomma, anche divertente, no? da parte dei consumatori. Poi ci sono le botteghe dei prodotti agricoli. Questi cosa sono? Sono i negozi di cui parlavamo prima, i negozi in città di cui parlava stamattina Filippo. Anche questi si sono diffusi molto. Noi a Torino abbiamo già alcuni da un po' di anni, ad esempio delle cooperative agricole, quindi cooperative che uniscono più aziende agricole del territorio, che hanno aperto in centro Torino dei punti vendita dove vendono i loro prodotti. E chiaramente è un modo per andare più vicini ai clienti rispetto al negozio presso l'azienda agricola, soprattutto appunto per chi abita a Torino. Magari andare presso l'azienda agricola diventa più un'attività che uno fa una volta al mese, ogni tanto quando esce, mentre invece avere il punto vendita direttamente in città, sapendo che c'è una filiera corta perché direttamente il produttore che te lo vende, chiaramente è un modo importante per come fanno? Cosa? Può vendere. Sì, 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 certo, certo. Si può vendere, ma con un registratore di cassa? Certo, sì, le aziende che fatturano sotto un determinato reddito non sono tenute, cioè non sono sotto i 7.500 euro, mi pare, non sono tenute ad avere registratori di cassa, eccetera, giusto?
Non sai? Ah, ok. Così dovrebbe essere quella, la C7 o 75, quindi insomma aziende, diciamo, che fanno il lavoro agricolo più come seconda attività, o comunque aziende che sono in avviamento. Però sì, è un'attività che è contemplata assolutamente, la vendita diretta, sia in azienda, sia presso i mercati, sia presso negozi, no? Quindi un'azienda agricola si affitta un locale destinato appunto all'attività commerciale in una città e può gestirlo autonomamente vendendo i propri prodotti, vendendo anche i prodotti di altre aziende agricole. Quindi questa è... Il regime IVA è diverso, credo. Se vede, diciamo, al dettaglio, c'è cioè IVA per forza del 22. No, dipende. Quando invece vendono al grossista, gli agricoltori non hanno il 22 di IVA, vero? Al grossista non te lo so dire, però al dettaglio cambia a seconda dei prodotti. Nel senso che i prodotti freschi o quelli che subiscono una trasformazione normale dovrebbe essere il 4%, poi c'è, mi pare, un altro scaglione del 10%, eccetera, e poi insomma c'è lo scaglione ultimo. Ad esempio mi dicevano che, questo non sapevo, che la passata di pomodoro, se passata pura, mi pare che sia il 10%, se diventa invece passata con aggiunta anche solo di basilico qualcosa, quindi diventa già un sugo pronto, c'è lo scaglione di IVA, quindi si passa penso al 22%. Insomma, sono un esperto di queste cose, però sì, insomma, c'è la differenza grossa chiaramente tra il prodotto comunque fresco, quindi l'ortaggio che uno va a comprare, invece il prodotto che subisce una trasformazione, che c'è il passaggio dello scaglione dell'IVA. Oppure, un'altra esperienza che sta nascendo adesso rispetto ai prodotti agricoli sono ad esempio sempre legato al progetto di Campagna Amica della Coldiretti, che stanno avendo una grandissima diffusione, le botteghe di Campagna Amica. Quindi sono delle negozi che può aprire chiunque, non un agricoltore in città, ma con l'obbligo di utilizzare solo prodotti di aziende agricole del territorio, comunque italiani, per i prodotti non reperibili sul territorio. E quindi c'è fondamentalmente un controllo della filiera, verificando che effettivamente siano sotto il marchio Campagna Amica, quindi rispettino tutta una serie di parametri. E questi negozi può aprire chiaramente chiunque vuole aprire un negozio di questo tipo, c'è un controllo, delle verifiche chiaramente che vengono fatte. E poi ci sono i gruppi di acquisto, che anche questi hanno visto una grandissima diffusione, vedremo qualche dato dopo. Adesso mi pare che in Italia siano poco più di 900 quelli, diciamo, più strutturati, poi probabilmente ce ne sono molti molti altri meno strutturati, più informali, e che sono partiti proprio con la vendita dei prodotti agricoli prevalentemente. Adesso molti si rivolgono anche, insomma, a prodotti molto diversi, quindi pensiamo all'abbigliamento, vestiario, calzature, però sono sicuramente un aspetto molto molto importante per le aziende agricole. Quando ho intervistato appunto degli agricoltori in una delle ricerche che ho fatto, molti mi dicevano che tutta una serie di investimenti loro sono riusciti a farli proprio perché avevano una base forte di un gruppo di acquisto che li sosteneva e che quindi gli consentiva di poter strutturare determinati investimenti nel corso del tempo. E quindi queste sono molto molto importanti, soprattutto per determinate aziende agricole che fanno difficoltà attraverso altri canali di vendita. E qui in Puglia voi come siete messi? Ce ne sono di gruppi di acquisto? Sì, no, beh, oltre... Uno, no, è quello, sì, sì, sì. Ma nel senso che ci sono molti, anche sul bar ci sono più di uno. Noi come associazione abbiamo anche mai delle grandi gruppi d'acquisto, però con grandissime difficoltà, ma non tanto all'inizio, quando avevamo cominciato un po' a contattare le aziende agricole, era proprio la difficoltà del fatto di chiedere un prezzo comunque basso, anche se l'acquisto era piccolo, cioè dell'acquistare come consumatori, però al prezzo che loro magari lo vendono ai negozi o alle grandi distribuzioni. Quindi all'inizio c'è stato un po' un problema con i produttori, che però poi si è risolto, perché nel senso nel momento in cui loro hanno cominciato a sentire parlare di gruppi d'acquisto, hanno capito un po' la logica e hanno detto che questa cosa va bene. Invece tuttora abbiamo avuto un problema con chi ha quello delle famiglie che acquistano, cioè proprio questo superare la dinamica della spesa settimanale, del dover compilare un listino, di scaricare la mail, cioè il fatto di non avere immediatezza di scendere, andare al fruttivendolo e comprare quello che
domicilio, quindi come hai detto tu, e sono andati loro a cercarci, nel senso che loro sapevano che facevano un gruppo, sono cercati e loro chiaramente ora c'è il momento in cui stanno convertendo l'8 gennaio all'8 estivo e quindi stanno fermi con il gruppo. Insomma, l'altra cosa che volevo dire, non me lo ricordo, lì anche poi c'è un massimo perché c'è la rete gas Puglia e poi c'è la rete delle economie solidali. La rete gas Puglia all'inizio poi ha dovuto gestire tutti i gruppi di economie solidali, RS è nata in contrasto con questa cosa di questa persona singola che diceva che un sotto di lui volevano passare tutti i gruppi di economie solidali, voleva controllare tutto. No, ma infatti allora, no, è molto affascinante tutto il mondo dei gruppi di acquisto. Io ho avuto modo un po' di entrare in contatto con loro, ma innanzitutto è interessante perché poi sono quelli più o meno strutturati, insomma ci sono quelli informali, quelli strutturati che hanno più una struttura, un'associazione, determinati locali, magari appoggiandosi a un circolo arce, un centro sociale, a un locale di qualcuno di loro che serve un pochino da smercio, da punto di ritrovo. Molto spesso poi c'è anche questa attività, diciamo, più ricreativa, che è quella poi di andare a conoscere i produttori, di andare a visitare, di fare delle visite, diciamo, di controllo e di conoscenza, perché in molti casi i gruppi di acquisto non richiedono la certificazione biologica, però insomma desiderano che i prodotti siano coltivati in modo biologico, senza concimi, prodotti di sintesi, e quindi molto spesso ci deve essere una conoscenza diretta, quindi il coltivatore va, conosce la persona, insomma, no, e ogni tanto si va in azienda, si verifica come vanno le cose, si parla con la persona. E poi sono molto vari anche per i prodotti trattati, no? Sicuramente l'aspetto che c'è sempre sui gas è quello di accorciare tantissimo la filiera, quindi rapporto diretto con il produttore. Poi ci sono anche gas molto strutturati dove di fatto una persona ci vive sopra, no? Nel senso che sono gas dove magari per alcune ore a settimana servono magari 100, 200, 300 famiglie, e quindi c'è una persona che si occupa proprio di quello, quindi di gestire, di prendere gli ordini, di ripartire, di distribuirli. Poi sono molto vari per l'organizzazione. Alcuni di loro, ad esempio, fanno gli ordinativi, ordinano tutta la merce che arriva assieme e poi fanno le singole cassette dei singoli prodotti per ogni famiglia a seconda degli ordini. Invece altri chiedono direttamente che questo servizio venga fatto dall'azienda agricola. Altri ancora invece impongono, cioè gli agricoltori in questo caso, impongono una cassetta standard a seconda delle stagioni e ti pigli quella e basta, no? Con la frutta che c'è disponibile in quel momento. Quindi insomma sono davvero molte poi le forme di gestione, e anche i prodotti trattati. Ad esempio ci sono molti gas che magari non trattano il fresco, perché chiaramente richiede molto più sbattimento, molti più costi, bisogna essere comunque chiaramente... Conoscendo aziende che fanno anche allevamenti propri, la carne sì, ma sono molto pochi a trattarli, perché ci va tutto il ciclo di rifrigerazione, chiaramente bisogna strutturarsi.
No, quello è molto molto difficile. Ad esempio un gas che conosco, loro come? Uova, no, le uova sì, le uova è molto più facile. Con la carne molto spesso magari si può entrare in contatto con un'azienda agricola che macella o che comunque fa macellare, che mette sotto vuoto, fa i pacchi famiglia e quindi magari vai e ti prendi il pacco famiglia. Però sono ad esempio abbastanza i gas che invece non trattano anche il fresco, anche la frutta, la verdura, perché chiaramente bisogna essere molto più rapidi, eccetera. Quindi magari solo prodotti trasformati come il miele, l'olio, i conservati, cose di questo tipo. E poi rispetto ai prodotti locali dipende, ci sono quelli come magari il vostro che dà una preferenza netta sui prodotti locali, quindi lavora con i produttori locali, ci sono gas che lavorano con i produttori locali ma non solo, no? Tipo molti gas torinesi lavorano con i produttori siciliani per la fornitura dei pistacchi, degli agrumi, tutti quei prodotti che in Piemonte non vengono, però comunque rimane la caratteristica del rapporto diretto tra produttore e consumatore. Scusa la domanda, ma ma il processo dell'ordine che fa il consumatore al gas, cioè come funziona? Perché magari si è detto che ci sono dei gas con 200-300 famiglie, non credo che ci siano in carta e penna, va famiglia per famiglia, cioè hanno delle strutture che sono online. Sì, prevalentemente online, anche solo attraverso mail oppure attraverso dei portali dove vengono fatti gli ordini, cioè massimo so, entro il mercoledì deve arrivare l'ordine a chi vuole acquistare e poi chiaramente c'è il lavoro di una persona, Marinella nel caso del vostro gas, che si mette lì e chiaramente fa delle tabelle. Sì, poi in molti casi, come dire, per limitare il lavoro dei gas, di chi si occupa della gestione e organizzazione, molto spesso tutta la parte di accumulo e di concentrazione dei prodotti viene demandata all'agricoltore, quindi come dire che in qualche modo compra i prodotti da altre aziende agricole, li mette assieme e compone le cassette, no? Quindi in qualche modo, ad esempio, molti agricoltori dicono: ah, il gas vuole, da me vuole tutta la verdura perché io sono il fornitore di verdura, ma io tutta la verdura chiaramente non ce l'ho, e allora cosa faccio? La compro dai vicini, chiaramente glielo dico, e così posso fornire sempre una cassetta con, insomma, diciamo, la verdura con un buon grado di varietà anche nelle stagioni più difficili per le famiglie che la ordinano. Quindi poi sono davvero tantissime le forme di gestione. A Torino, ad esempio, la provincia di Torino, con un programma contro le nuove povertà, assieme al Movimento Consumatori, ha messo su il GAP, il GAC, che sarebbe Gruppo di Acquisto Collettivo, aveva dei numeri enormi, cioè è stato un periodo dove forniva 4.000 famiglie, quindi davvero numeri molto grossi a livello, anche insomma con costi gestionali non indifferenti, ma c'era questo finanziamento della provincia di Torino che pagava un operatore del Movimento Consumatori che si occupava chiaramente di, insomma, gestire tutti questi ordini, e poi venivano demandati in diverse zone di Torino della provincia attraverso appunto circoli, arci, parrocchie, dove la gente andava poi a ritirare le merci. E quindi è stato un progetto che è durato un po' di anni, fin quando c'è stato questo finanziamento pubblico, e poi chiaramente sì, è finito. Ma è finito perché? Perché poi quella persona sarebbe, insomma, l'evoluzione sarebbe stato che quella persona fosse pagata direttamente dai componenti del gas, ma chiaramente poi ci sarebbe stato un incremento dei costi dei singoli prodotti, e quindi magari veniva meno il criterio della convenienza. Anche perché la grande ripartizione dei gas, che un tempo era anche un pochino la differenza tra Gruppo di Acquisto Collettivo, GAC, e Gruppo di Acquisto Solidale GAS, perché il Gruppo di Acquisto Solidale in teoria dovrebbe essere basato sugli ideali, no? Quindi forti ideali di supporto di alimentazione di un certo tipo, quindi alimentazione biologica, alimentazione di qualità, ma poi anche supporto, sostegno alle aziende agricole.
solidali per questo, insomma solidali con le piccole aziende agricole, i territori, per aiutarle in qualche modo a sopravvivere. Il gruppo di acquisto collettivo invece cerca sempre prodotti di qualità, ma basandosi di più sul prezzo, e quindi, come dire, viene un pochino passa in secondo piano molto spesso la componente solidale, per porre più attenzione alla componente economica. Quindi un po' questa è la distinzione che c'è. E quindi secondo me appunto tante delle difficoltà che magari si incontrano è perché qui magari non sono così tante poi le persone che... Anche un gruppo di acquisto collettivo preso un punto di lavoro che ha dato come finanziamento, diciamo, questo negozio che ci ha fatto una grossa comunità parrucchiale, e io fondamentalmente l'obiettivo era far rimanere dei prodotti a un costo basso. Spesso acquistare un ingrosso e spacchettare, quindi dei tessili, qualsiasi cosa che ho visto che si trovano sul mercato e poi si trovano fare in questo modo. Però anche loro, anche in questo caso, non sono riusciti a portare avanti. Certo. Sì, poi un altro aspetto sicuramente è la capacità. Cioè, non è così difficile, bisogna comunque chiaramente porsi un attimino, cioè, in quella direzione di programmare un minimo di acquisti da fare, no? In città magari come Torino, forse anche come Bari, magari è più normale che una persona vada al supermercato a fare la spesa e si programma per tutta la settimana, no? Mentre invece magari nei centri più piccoli è più normale che la signora vada tutti i giorni al mercato, alla bottega sotto casa, e prende le cose che stanno per quel giorno e il giorno dopo. E quindi è un passaggio indifferente, non una programmazione settimanale di tutti gli acquisti in quel caso. Ecco, la filiera corta, diciamo che può essere visto il fenomeno della filiera corta considerato nell'accezione dell'efficienza, no? Linea in questo studio ha messo quattro tipi di efficienza che si possono raggiungere attraverso la filiera corta, no? Innanzitutto un'efficienza logistico-organizzativa per le aziende agricole, che possono appunto commercializzare direttamente con una filiera in qualche modo che risponde di più alle loro esigenze. Un'efficienza informativa, perché un altro aspetto molto importante della filiera corta è che le persone possono essere maggiormente informate sulle caratteristiche del prodotto, cioè si crea davvero un contatto diretto informativo e non solo tra il produttore e i consumatori. Efficienza ambientale, perché sicuramente con la filiera, sicuramente insomma, dovrebbe essere così, con la filiera corta ci può essere anche un accorciamento dei passaggi e quindi anche dei vari trasporti tra un posto e l'altro che devono fare le merci, quindi insomma ridurre l'impronta di CO2 nell'atmosfera. E poi efficienza nella distribuzione del valore, appunto il valore viene distribuito maggiormente verso l'azienda agricola, in alcuni casi anche rispetto ai consumatori. Anche se poi non è, rispetto al costo minore per i consumatori dei prodotti a filiera corta, non è sempre così vero, no? In molti casi non c'è tutta questa differenza, però sicuramente è maggiore la parte che rimane all'attività agricola. Allora, qui ho messo un po' di dati, semplicemente sull'evoluzione della vendita diretta in Italia, cioè vedete quello che è stato il trend dal 2001 al 2009, quindi un netto incremento che c'è stato soprattutto dal 2005 in poi, delle aziende agricole che effettuano vendita diretta in Italia, quindi insomma un notevole incremento. Che era una cosa che inizialmente molte aziende agricole vedevano con diffidenza, perché organizzare un punto vendita richiede tempo, eccetera, però poi chiaramente la differenza a livello di entrate, insomma, è una cosa che si è vista e quindi ha portato molte aziende agricole a muoversi in questa direzione. Poi qua ho messo le aziende agricole che praticano vendita diretta per regione, ho messo in evidenza il dato della Puglia, e la Puglia è una delle regioni che ha più aziende agricole che praticano vendita diretta, quindi insomma siete messi bene in Puglia, insomma se volete andare a comprare direttamente dal produttore non dovrebbero mancare le occasioni. Chiaramente il posto più piccolo è Val d'Aosta, ma insomma lì c'è anche una dimensione chiaramente che è ridotta delle aziende agricole. Yeah.
Questa qui invece è un po' la ripartizione nel 2007, 2008, 2009 delle principali diciamo canali di vendita, no? Quindi c'è il locale aziendale, negozio aziendale, poi c'è un 17 che lì non so cosa voglia dire, ma non prendetelo in considerazione, negozio in città, quello di cui parlavamo prima, e vedete anche come dei negozi in città, se sia stato nel 2009 che è il blu, quindi insomma, l'anno più recente, un notevole incremento dei negozi in città, mercati fiere locale, consegne a domicilio e altro. Quindi vedete che il trend comunque è sempre positivo, no? In questi casi, quindi aumentano le aziende agricole che si occupano di queste attività. Qua torniamo un attimo al gas di cui ho accennato prima. Dunque, nel 2012 ben 7 milioni di italiani, quindi il 18,6% della popolazione, hanno effettuato acquisti almeno una volta all'anno con dei gruppi d'acquisto, 2,7 milioni in modo continuativo. Quindi insomma sono numeri grandi, ecco, sicuramente molto molto importanti. La diffusione dei gas è sicuramente maggiore nel centro nord Italia rispetto al sud, però abbiamo visto che invece al sud sono molto più frequenti le aziende agricole che praticano la vendita diretta. Perché nasce un gas? Appunto, alimentazione più sana, risparmio, cambiare modelli di consumo, tutela patrimonio non gastronomico, rapporti diretti con i produttori, sostenere i piccoli produttori, promuovere socialità, realizzazione di progetti in comune, no? Queste sono più o meno le principali motivazioni per le quali nascono un gas. Io ho preso un pochino di dati dalle diverse ricerche su questo tema e queste sono, diciamo, le motivazioni principali che hanno dato i partecipanti ai gruppi di acquisto. I prodotti, perché l'altra scelta è importante, chiaramente quali prodotti scegliere. Sicuramente negli ultimi anni c'è questo fenomeno che molti produttori hanno visto ormai gas come, insomma, una fonte di reddito importante e quindi si propongono direttamente, non come è capitato a voi. Infatti un po' di anni fa addirittura la rete gas, il sito nazionale, aveva chiuso diciamo, le domande da parte di partecipazione da parte delle aziende agricole che si presentavano perché erano troppe e non riuscivano a gestirle, perché c'è stato proprio un boom incredibile. E quindi come avvengono i contatti con i produttori? O attraverso altri gas, internet, le associazioni, conoscenza diretta, mercati e fiere, autopresentazione del produttore. In molti casi però appunto sono gli altri gas che in qualche modo diffondono, no? E dicono: ah, noi ci siamo trovati bene da questo agricoltore, provatelo anche voi, e quindi insomma si diffonde in questo modo. I mercati e le fiere sono sicuramente un altro aspetto importante. Proprio parlando con alcuni agricoltori mi dicevano che il loro andare ogni tanto a un mercato, oltre ad avere sicuramente un valore dal punto di vista economico per le vendite che vengono effettuate, è molto importante perché è un modo che consente di socializzare con tutta una serie di clienti che magari sono interessati a mettere su un gas, a questi modelli di consumo, e quindi molto spesso poi proprio da lì nascono collaborazioni con gruppi di acquisto. Vi dirò di più, molto spesso anche adesso anche i gas vanno proprio a farsi il giro al mercato degli agricoltori, no? Perché è un modo per assaggiare tanti prodotti insieme, conoscere un po' gli agricoltori, farci due parole, vedere quello che magari ti piace di più, ci vai più d'accordo, se magari anche un'idea rispetto al sociale, all'ambientale più simile alla tua, provi i prodotti, se ti piacciono poi magari insomma si può organizzare qualcosa di più strutturato che può essere magari un gruppo di acquisto. Un altro importante tema appunto è quello della fiducia. Come abbiamo detto prima, le certificazioni hanno poco valore nei gas, nei gruppi di acquisto, no? Ci sono addirittura gas che non vogliono produttori certificati, no? Che quindi preferiscono nettamente per produttori che non hanno certificazione. E quindi insomma sicuramente c'è la certificazione biologica, ma appunto non sempre, l'autocertificazione del produttore. Il tema dell'autocertificazione magari lo vedremo dopo più nel dettaglio, ma si tratta fondamentalmente di certificare come tu, con una dichiarazione firmata, come tu hai prodotto quell'attività, quel prodotto. Ci sono anche agricoltori biologici che stanno promuovendo l'autocertificazione dell'agricoltura biologica, però attualmente è una cosa che non è possibile fare. Ci sono in particolare delle associazioni tipo la Rete Rurale Italiana, Genuino Clandestino, Campi Aperti, che promuovono proprio l'autocertificazione del biologico, però attualmente non è, diciamo, una cosa che rimane nell'illegalità. Poi le visite in azienda, che sono sicuramente un altro modo per entrare in contatto con l'azienda, incontri periodici, garanzia di altri gassisti, garanzia di produttori già in rapporto con il gas. Ad esempio la presenza di questa rete, di questo sito internet, Rete Gas,
ha sicuramente un grandissimo valore per disincentivare comportamenti fraudolenti da parte dei produttori, perché se uno di noi forma un gas, contatta un produttore che magari insomma si presenta anche da altri gas e vede che i prodotti sono di scarsa qualità, si accorge che in qualche modo non è biologico ma utilizza dei prodotti magari insomma sottobanco o comunque ha delle pratiche poco corrette, chiaramente scrivendolo sul sito si ha una diffusione rapidissima di questa informazione, quindi un fortissimo disincentivo a comportamenti fraudolenti, perché vorrebbe dire non solo non avere più quel gas come cliente, ma magari non averne più nessuno a livello italiano, comunque un livello molto superiore. E quindi questo, l'avere comunque una connessione tra i clienti di un'azienda agricola, sicuramente disincentiva molto l'agricoltore da comportamenti diciamo fraudolenti o comunque che non vanno nella direzione del biologico, dell'agricoltura sostenibile. Poi ho messo l'attività agrituristica, vedete anche qua come le aziende principali, la Puglia in realtà non ha molto agriturismo invece, quindi se volete fare vendita diretta avete un sacco di occasioni, agriturismi molto molti meno, in realtà sono le attività che, cioè le regioni che hanno più agriturismi sono il Trentino, la Toscana, Lombardia, Trentino e Toscana tantissimi e la Val d'Aosta è sempre l'ultima. Infatti no, io immaginavo che la Puglia ne avesse molti di più. Questa cosa è un po' confusa perché beh, le normative non sono uguali in tutta Italia, no? Sì. E in Puglia è abbastanza restrittiva la questione dell'agriturismo, quindi magari quelli che sono, cioè ai nostri occhi agriturismi, in realtà da un punto di vista normativo non risultano tali. Forse per questo, perché si immagino la nostra campagna tantissimo. Certo. Sì. No, però mi sembra un altro che c'è, quelli che sono 390, no, ma ecco, non l'ho scritto, ma no, il valore è migliaia. No, aspetta, qua no, il valore assoluto, sì. 390, sì. Questi sono i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura, quindi dati recenti. Cioè, può essere che non si cerca. Sì, potrebbe, che magari fanno comunque un'attività. Perché c'è tutta una cosa dei posti letto, certo. Posti a sedere che sono certo. Molto pochi, sì. Agriturismi. Sì. Possono essere, insomma, adesso probabilmente sono anche qua delle variazioni a livello regionale, ma una sessantina massimo di coperti possono essere. E quindi sì. Quindi non so, questi sono i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura, 390 comunque non sono pochissimi in assoluto, però chiaramente confronto ad altre regioni insomma sono 10 volte tanto quasi, quindi effettivamente sì. Sì. Certo, no, è una regione sicuramente grande, sicuramente estesa, sì. Poi qui ho messo la diffusione delle attività delle aziende che svolgono attività ricreative e sociali, sempre secondo l'ultimo censimento per l'agricoltura. Qua la Puglia si trova più o meno a metà, la Lombardia, l'Emilia Romagna, che sono le regioni dove hanno più queste attività. Quindi qua si parla di diciamo, tutto quello che con una concezione molto molto ampia si può chiamare agricoltura sociale. Poi anche qua ci sono varie concezioni di agricoltura sociale, qua intendono tutte quelle aziende agricole che fanno un'attività che ha come dire, una finalità sociale, no? Che quindi può andare da servizi per le famiglie a inserimento lavorativo di persone in situazioni di difficoltà, disabili, insomma c'è un po' di tutto. Ma allora la masseria è una cosa che c'è solo qua in Puglia, nel senso che se cioè io ho conosciuto il termine masseria qui, io penso che masseria cioè, sia un'azienda sì, cioè, costituita da pietre, da insomma, un edificio costituito in un certo modo. Una casa di masseria, insomma, che è una certa età, diciamo, e vuoi fare attività di ristorazione, per esempio, se hai un certo numero coperto, puoi anche non avere la cucina nuova, per tenere rispetto della conservazione della struttura originaria e appunto non
sì, però appunto nel senso che però attenzione, perché per essere esatto l'edificio per la situazione attuale masseria strutture agricole con, cioè, connesse col territorio, però attenzione che l'agriturismo però cioè, quindi gli agriturismi quelli veri devono essere appunto aziende agricole, quindi se io ristoratore compro una masseria c'è anche la caratteristica della masseria che l'interiore di fatto diciamo passato rispetto a una masseria che poi è una fattoria casale molto grande dove alloggiavano i padroni e le servitù e la fortificata la cura diciamo anche per il torretto di Stato. Ma ci sono qua? C'è la sì? Sì. Ah. E sono bellissime. Ecco, però poi ci sarà anche il soggettivo dopo come sicuramente, è una caratteristica nostra. Però sono quasi tutte del 600. Sì. Però adesso molte sono ancora utilizzate 600-800 sì, sì, sì. Sono come, cioè, diciamo come base per attività agricole, no? Alcune sono militate, alcune sono ville, alcune sono state di cedimenti. No, però sono già ancora sì, cioè le masserie che ancora sono ancora esistenti, sì, sì, abbastanza utilizzate. Ecco, no, rispetto all'agriturismo una cosa importante che è fondamentale, ma come di tutto quello di cui stiamo parlando adesso, che alla base ci sia un'attività agricola, quindi, è quella la, quindi deve essere un'azienda agricola e poi c'è una normativa chiaramente particolare, tecnica per gli agriturismi. Quindi se io ristoratore compro una, appunto una cascina, una masseria e metto su un ristorante, quello può essere un ristorante rurale, ma non posso assolutamente chiamarlo agriturismo. L'agriturismo perché deve comunque utilizzare prodotti aziendali e poi prodotti di altre aziende agricole del territorio, quindi deve essere quella e deve essere un'azienda agricola. Quindi questa è la. Quindi magari molti di quelli che uno chiama agriturismo, loro molto magari sono anche contenti che si chiama agriturismo perché è chiaramente un modo per attirare clientela, però poi di fatto non lo sono, non si possono chiamare così perché sono insomma, ristoranti in zone campane, in zone, diciamo, in zone comunque rurali, però non hanno una connessione così forte con l'attività agricola. Poi vabbè, qua ci sono le fattorie didattiche, anche qua Puglia 68, magari anche qua il caso è sottostimato, non so, questo è un nuovo censimento della, appunto, dell'agricoltura e la regione che ne ha di più invece appunto è l'Emilia-Romagna con 322 aziende. Ok, finito. Allora, dunque, questo possiamo toglierlo, che ora sono così. Marinella, tu la pausa che ora volevi farla? Sarà alle 5, ma siccome è cominciato più tardi, sì? Facciamo anche un altro quarto d'ora. Sì, sì, sì. 5 minuti. Chiudere alle 7. Di fatto se sforiamo con okay. Ok, non c'è problema. Certo, certo. Impiegato nella presentazione. Ok, ok.
Allora, io adesso ho preparato in realtà, perché insomma stiamo un po' indietro, visto che insomma questa mattina ci siamo messi a parlare, quindi è stato molto interessante questo dibattito che abbiamo avuto. Ci sono due cose che volevo farvi ancora vedere un po' rapidamente. Io inizierei da quello sull'agricoltura biologica, magari scorrendo un po' velocemente, con tutta una serie, diciamo, di informazioni su quella che è l'agricoltura biologica, e poi volevo ancora farvi vedere rapidamente invece quella che è stata l'ultima ricerca che ho fatto nella provincia di Torino per l'utilizzo dei prodotti locali nella ristorazione scolastica, perché insomma in provincia di Torino si è stato questo fenomeno comunque di maggiore attenzione ai prodotti locali, vendita diretta, che sicuramente è andato in una certa direzione, è andato bene, ma la grande difficoltà si è visto è portare i prodotti locali nella ristorazione scolastica, e quindi insomma questo lavoro ha voluto un po' andare a capire quali erano i principali elementi di difficoltà per connettere ristorazione scolastica e prodotti locali. Allora, iniziando con dell'agricoltura biologica. A questo punto anche ospedaliere, mezze ospedaliere, mezze asili, sì? Ospedali no. Accennato anche l'esigenza di farlo. Sì, ma la ricerca che io ho fatto era in particolare sulla ristorazione scolastica. Sì, ristorazione collettiva, poi lo vedremo, vuol dire anche appunto ospedali, carceri, tutto questo. In Piemonte c'era l'esperienza, che poi adesso è finita, dell'ospedale di Asti, ad esempio, che ha provato ad acquistare direttamente dai produttori, filiera corta, insomma, quindi ha fatto delle sperimentazioni in questo senso. Vabbè, vi leggo qua le cose principali anche perché si vedono poco. Dunque, l'agricoltura. Ah sì, è vero. Progettazione, presentazione, dall'inizio mettiamo. Ok. Allora, agricoltura biologica, che cos'è? L'agricoltura biologica, abbiamo detto stamattina, quindi è un metodo di coltivazione che prevede innanzitutto il non utilizzo di prodotti chimici, l'utilizzo prevalentemente di prodotti aziendali, quindi cerca di avvicinarsi il più possibile al ciclo chiuso, anche se non è una cosa che c'è nei regolamenti dell'agricoltura biologica, con l'idea di salvaguardare il più possibile la fertilità del terreno, no? Che è un elemento importante, quindi non semplicemente portare dosi massicce di fertilizzante, ma cercare di concepire il terreno nella sua complessità e cercare di arricchirlo. E poi le aziende che invece hanno degli animali devono appunto essere attente al benessere animale, a un certo tipo di concimazione, di alimentazione degli animali, e poi agli spazi più ampi per gli animali, insomma, che devono essere liberi di muoversi almeno per, insomma, in alcuni momenti, avere comunque delle aree di circolazione maggiori, e poi chiaramente in caso di malattie eccetera, comunque dei trattamenti meno impattanti sugli animali. Quindi queste sono le caratteristiche di base, ma anche più o meno, dell'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica è normata a livello europeo dal regolamento CE 2092 del 91, che ha sostituito tutti i vari altri regolamenti. Questo è stato il primo, poi c'è stato il regolamento CE 1804 del 99 sulle produzioni animali. Adesso il regolamento CE 2092 del 91 non è più attivo, e si è passati invece all'834 del 2007, che è il regolamento attualmente vigente per l'agricoltura insomma biologica. Poi vabbè, chiaramente se avete intenzione si trovano tranquillamente su internet, insomma leggerli, sono abbastanza noiosi, però insomma ho messi qua a livello informativo. E poi vabbè, c'è la normativa nazionale, che è quella attuativa dei regolamenti, quindi i regolamenti sono fatti a livello europeo, poi ogni nazione ha dei regolamenti attuativi, delle normative attuative per attuare questi regolamenti. Allora, l'obbligatorietà della certificazione. Ecco, allora, una cosa fondamentale oggi in Italia e nel mondo per chiamare un prodotto biologico è il fatto che sia certificato, l'abbiamo già detto stamattina, e quindi è molto chiara il regolamento 834 su questo, cioè non si può assolutamente chiamare un prodotto biologico senza che ci sia la certificazione, è proprio una cosa illegale che è sanzionata. E quindi questo è un elemento molto molto importante. Come nasce il biologico? Diciamo che ci sono questi tre
indirizzi a partire, diciamo, dalla prima metà del XX secolo. Chesterton, di cui abbiamo parlato già stamattina, che è, diciamo, il padre fondatore dell'antroposofia e in particolare più connessa con l'agricoltura, della biodinamica. Lui è, appunto, la dottrina antroposofica, si rifà all'agricoltura biodinamica, il rifiuto dei concimi e poi tutto l'influsso dei cicli lunari astrali, insomma, sull'agricoltura. Poi invece in Inghilterra questo Sir Howard che elabora metodi e tecniche basate sul principio dell'equilibrio biologico e della fertilità. Questo studioso fece tutta una serie anche di applicazioni in India proprio sulla fertilità del terreno, sull'importanza di tecniche tradizionali per in qualche modo riprodurre e incrementare la fertilità dei terreni. E poi l'esperienza svizzera, che invece è tutta l'importanza più all'humus del terreno, al compostaggio di superficie, lavorazione molto limitata del terreno per insomma, evitare di rovinare la flora. Però la base di tutte queste concezioni è quella di concepire il terreno, l'agricoltura, in maniera molto più complessa, non quindi come una base su cui mettere degli input chimici per incrementare la produttività delle colture, ma gestire in maniera più complessiva. Poi vabbè, negli anni 50 chiaramente i primi gruppi ambientalisti diffondono il modello dell'agricoltura, questo chiaramente poi c'è anche in Giappone, negli Stati Uniti, in vari posti nel mondo, e quindi negli anni 50 si ha questa prima diffusione, no? Partendo proprio dalle tecniche di questi padri fondatori si ha un primo step di diffusione del fenomeno. Però poi la parte principale del fenomeno si ha negli anni 70-80, c'è una netta prosecuzione e i primi passi verso l'istituzionalizzazione del fenomeno. Ad esempio, appunto, negli anni 60-70 la Soil Association inglese fece il primo disciplinare, quindi è stata la prima volta che, insomma, degli agricoltori biologici supportati da tecnici hanno deciso che cos'era l'agricoltura biologica e quali tecniche dovevano seguire. Fino a quel momento ognuno faceva un pochino a modo suo, no? Insomma, ognuno aveva le sue tecniche. E in questo caso invece, insomma, si sono trovati e hanno chiaramente messo questo primo disciplinare, che è stato il primo, e poi c'è stata una diffusione in tutti i vari paesi di questi disciplinari dell'agricoltura biologica. In Italia il primo è stato fatto negli anni 80, dove nata questa commissione che cos'è il biologico. Questa commissione aveva appunto lo scopo di unire tutte le aziende agricole biologiche italiane, al momento non erano molte, erano poche, insomma in Piemonte erano 10-15 aziende che hanno iniziato a coltivare con metodo biologico, il trovarsi e decidere che cos'era il biologico, quali erano le tecniche che dovevano essere seguite da tutti gli agricoltori che volevano definirsi biologici. E poi da questa commissione è nato l'AIAB, che adesso è un po' il punto di riferimento principale, uno dei principali italiani sull'agricoltura biologica, sarebbe l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, che è un'associazione particolare perché al suo interno sia tecnici, quindi tecnici agricoltura biologica, sia aziende agricole, sia consumatori che si possono associare, e poi organizza alcuni mercati. Ultimamente, tra l'altro, l'AIAB ha anche fatto un marchio di garanzia AIAB, quindi per il biologico italiano che segue delle regole più rigide, più ferre rispetto al regolamento europeo, proprio un pochino per contrastare tutti gli scandali che ci sono stati rispetto al biologico, quindi biologico importato da altri paesi, molto spesso contaminato, che quindi non poteva neanche essere venduto come alimento, ma veniva venduto addirittura come biologico. E quindi hanno fatto questo marchio, come dire, no, per tutelare maggiormente il consumatore. Quindi, come, insomma, è stato un pochino magari un processo di inflazione, può essere visto così, del marchio biologico, e qui necessita la necessità di apportare un ulteriore marchio che vale a certificare il biologico, no? E quindi, insomma, chiaramente, insomma, con dei costi, con tutta una serie di problematiche rispetto a questo. Negli anni 90 si ha il primo regolamento europeo, diventa immediatamente attuativo, e quindi in tutti gli stati membri le aziende biologiche devono seguire quel regolamento. Questo è partito appunto dagli anni 90. La scelta italiana è stata quella di demandare la certificazione a un ente terzo, no? Vedete che in questi casi può essere anche un ente pubblico, è l'ultimo pezzettino, no? Un'autorità pubblica o privata designata di fare l'attività di controllo e certificazione dei soggetti privati, no? Mentre le altre attività chiaramente di monitoraggio devono essere svolte sempre da
dal pubblico, quindi dal Ministero dell'Agricoltura. La certificazione può essere fatta dal pubblico o dal privato. In Italia, ma come nella maggior parte degli Stati europei, la scelta è caduta sui privati. Quindi cosa vuol dire? Che se io, azienda agricola, voglio certificarmi biologico, devo contattare un ente di certificazione. Adesso vedremo un pochino quelli che sono in Italia. Devo dirmi, ah, adesso voglio certificarmi biologico, loro vengono, fanno una visita aziendale, ogni anno vengono, controllano i registri, controllano tutti gli input di materie prime e danno la certificazione biologica, dietro chiaramente un pagamento, ed è una certificazione da parte terza, chiaramente, no? Quindi infatti c'è tutta una serie di regole, cioè il tecnico che viene a fare la certificazione non deve avere altri rapporti con l'azienda e non può fare attività di supporto tecnico all'azienda, perché potrebbe esserci un conflitto di interesse. Secondo molti agricoltori però il conflitto di interesse comunque c'è, no? Perché io pago quella persona per certificarmi, quindi, come dire, mettetevi nei panni. Poi uno chiaramente non mette in dubbio l'etica di questi professionisti, però uno che magari è un'azienda agricola molto molto grande, che ogni anno dà migliaia e migliaia di euro a questo ente di certificazione, se le cose non vanno tanto bene l'azienda può minacciare di andare da un altro ente di certificazione, quindi in quei casi lì non si sa bene cosa possa succedere, no? Quindi è una cosa chiaramente di difficile gestione, perché c'è appunto una certificazione che è fatta da un'azienda che deve pagare direttamente chi certifica, quindi questo sicuramente pone dei potenziali conflitti di interesse, anche se una parte terza. Poi qui ho messo alcuni dati, vabbè, sul biologico. Cosa? No, sono nazionali. Nazionali, sì. Ci sono anche alcuni non nazionali che operano anche in Italia e anche in altri posti in Europa, quindi sono enti, diciamo, multinazionali della certificazione, però devono avere un'autorizzazione a livello nazionale. Poi in realtà mi pare che ce ne siano un paio che possono operare solo in Trentino, che sono austriache, c'è cioè una cosa particolare, però la maggior parte sono comunque sì, nazionali. Ad esempio la più famosa, l'ICEA, no? Poi ce ne sono molte altre. E fanno questo servizio. Riguardo a questo che dici tu, il possibile conflitto di interessi, invece nel sistema, per esempio, qui, no? Sì? Per regolare, funziona in maniera diversa, perché l'indice di certificazione è europeo, in realtà, e non si paga, si paga un canone di iscrizione, quindi si chiama vari, poi è unico, quindi non è che per andare da un altro, è un'unica laurea di tutta l'Europa. Perché probabilmente è pubblico, comunque è direttamente controllato dal pubblico. Ma infatti questa è una strada. Non dà adito a. Cioè se tu non hai i requisiti legati, certo, semplicemente da regolare, quindi esci dal circuito. Ma infatti questa è una delle possibili strade che, come dire, no, ha previsto il regolamento, quello di far fare la certificazione a un'autorità pubblica a livello nazionale, però l'Italia invece ha deciso di dare questo compito a questi enti di certificazione e quindi di fatto l'attività agricola deve per forza, chi vuole certificarsi biologico deve entrare in contatto con uno di questi enti di certificazione. Poi in realtà non sei subito biologico perché c'è prima il periodo di conversione, cioè io azienda agricola normale, voglio diventare biologica, quindi inizio questo processo di certificazione, però per i primi 3 anni o comunque per un periodo più o meno lungo, questa è una valutazione che fa il tecnico, posso essere in conversione, cioè quindi dire che sono in conversione al biologico, solitamente il periodo dei 3 anni, però poi dipende dal tipo di terreno, dalla vicinanza di altre, insomma, quindi da tutta una serie di valutazioni. Come? Un po' stupido l'agricoltura convenzionale. Sì, sì. Sì, no, loro fanno una valutazione, poi consideriamo che magari sono molti casi che sono già aziende agricole che non sono biologiche, certificate, ma che attuano un'agricoltura di un certo tipo, e quindi insomma, dipende molto, sì, però raramente si va oltre i 3 anni rispetto a questo alla conversione. Sì. Cioè, nel senso, è facile già quello che noi faremo questo laboratorio, allora io come esperienza di coltivazione completamente fuori suolo l'avevo vista per vino, nel senso che io frequentavo questo posto che era nel centro della città e avevano preso una parte di proprio un suolo, cioè neanche una piazza asfaltata, diciamo, del comunale che era destinata allo scarico di rifiuti vari, questi pagano l'affitto anche. Questa discarica l'hanno completamente liberata da tutti i rifiuti e come
Ti dirò che ho paura di no, nel senso che, ti spiego, io tra le altre cose che faccio collaboro con un'azienda come volontario, con un'azienda agricola, cooperativa agricola sociale che fa inserimento di persone disabili in agricoltura e in orticoltura. In questo caso questa azienda cosa ha fatto? Ha fatto la coltivazione di fragole fuori suolo, quindi ha utilizzato dei vecchi letti che non venivano più utilizzati da una struttura e ha messo a forma di piedistalli all'interno di una serra e coltiva le fragole in questi vasi normali, no? Un'altezza molto più facile anche per persone disabili con dei problemi fisici per poter lavorare, annaffiarle, raccoglierle, eccetera. L'ente di certificazione, poi non so come sia andata a finire perché è una cosa degli ultimi mesi, ha fatto dei problemi per certificare le fragole perché l'agricoltura biologica prevede che tutto debba essere coltivato in pieno terreno, no? Proprio per creare tutta quella dinamica del terreno, no? Eccetera. Poi sì, esatto, perché tu puoi scegliere esattamente il terreno che vuoi, loro però l'opposizione che potrebbero farti è sì, ma tu insomma, in una porzione piccola di terreno di pochi, diciamo, centimetri, decine di centimetri, massimo un metro, non so quali siano le dimensioni in quel caso di Berlino, non puoi ricomporre la complessità degli elementi, microelementi che ci sono nel terreno. No, ad esempio parlavamo stamattina di questo agricoltore di Biella che non fa concimazione ma perché attraverso l'uso delle micorrize, e questo però difficilmente riescono a riprodursi in un terreno così piccolo, diciamo, con quella complessità, con quella frequenza, con quell'importanza, e quindi quello potrebbe essere un pochino il problema, no? Su porzioni piccole di terreno. A proposito delle micorrize, adesso sta partendo in agricoltura la vendita delle micorrize, no? Quindi ci sono più sacchetti di questi microfunghi che uno butta nel terreno, entrano in simbiosi con la pianta e quindi in questo modo la pianta ricresce molto più forte. Sono anche una serie di dati, io non sono un agronomo, ma ho letto dei dati molto interessanti anche sulla resistenza alle malattie, quindi le piante micorrizzate resistono molto di più alle malattie, sono molto più sane, molto più forti, molto più produttive. E infatti sembra che, e questa è una cosa che sostengono stranamente anche molti, diciamo, agronomi delle università, che potrà essere una, diciamo, delle strade per incrementare la produzione agricola a livello mondiale senza l'utilizzo degli OGM, quindi l'utilizzo di queste micorrize. Cosa? Sì. Ah, ok. No, potete chiedere a lei, certamente. Sì. Non so quanto costino, cioè ci sono queste aziende che vendono questi sacchetti, ma ormai in qualsiasi agraria si possono trovare, non hanno dei prezzi esorbitanti comunque, però non è necessario comprare, nel senso che si possono comunque adottare tutta una serie di tecniche, perché sono già presenti naturalmente nel terreno per creare, diciamo, le condizioni ideali perché loro possano svilupparsi autonomamente senza immettere all'interno, e probabilmente diventerà magari uno dei settori, quindi tra qualche anno magari troveremo le micorrize Monsanto, perché diventerà ci arrivo sicuramente. Vivai piante ornamentali, fiori, sì. Rientrano nell'attività agricola, sì. Sono attività agricole chiaramente particolari, ma rientrano nel comparto agricolo, sia i vivai che fanno fiori, sia tutti i vivai che fanno invece piantini destinati all'agricoltura, alla frutticoltura. Questa è tutta la ripartizione, vabbè, a livello mondiale dei produttori certificati biologici. Vedete che insomma, come sono ripartiti, c'è l'Oceania che ha tantissimi, poi vedremo soprattutto l'Australia, ha un sacco di agricoltori biologici, molti meno chiaramente nei paesi più in via di sviluppo. Questo però parliamo di agricoltura biologica certificata, chiaramente in tutti i paesi in via di sviluppo, pensiamo a tutti i paesi dell'Asia, Estremo Oriente, africani, chiaramente l'agricoltura contadina di quei posti adotta tutte le tecniche dell'agricoltura biologica in buona parte, anche lì adesso ci sono progetti di conversione, di passaggio a forme più moderne di agricoltura, ma la maggior parte dell'agricoltura è di quel tipo, quindi di fatto è biologica anche se non è certificata, e quindi bisogna sempre ricordarsi di questo dato importante.
Dunque qua invece i primi paesi per superficie milioni di ettari, come vedevo l'Australia ha un sacco di superficie agricola, anche l'Italia comunque, no, pur essendo molto più piccola come dimensioni, è una delle prime aziende, delle primi paesi per quantità di superficie biologica. L'Italia comunque è sempre stato uno dei paesi più importanti per il biologico, soprattutto per la produzione, un po' meno per il consumo. Sì, no, Australia è aperta. Certo, certo, è facile capire, però ad esempio appunto gli Stati Uniti, che sono anche molto grandi, invece sono molto molto meno diffuse la quantità. Sì, 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 no, c'è una cultura, sì, 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 molto forte rispetto a questo. Invece appunto se andiamo a vedere la percentuale di SAU, quindi di superficie agricola biologica sulla superficie totale, è solo più piccolo, però sono tutte biologiche, no? Evidentemente quasi, no? No, cioè, il 35%, quindi una percentuale comunque molto, molto... Però diciamo che il primo stato normale, non piccolissimo, è ad esempio l'Austria, che ha, insomma, gli altri sono stati molto particolari, l'Austria, la Svezia, l'Estonia, la Svizzera, la Lettonia, Slovenia, Italia, insomma, quindi comunque diciamo che a parte, cioè, tendenzialmente europea l'agricoltura biologica, no? Come diffusione, come percentuale di superficie agricola. Sì, 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 e diciamo che sì, penso che sia anche come estensione il più grande di quelli, sì, sì, la Slovenia è più piccola, l'Estonia sì, più piccola d'Italia, sì, sì, sì. Sì, sì, no, poi anche come dimensione più piccola comunque dell'Italia, come estensione, penso. Poi il trend del mercato biologico è in milioni di dollari, guardate, insomma, l'incremento che c'è stato negli ultimi anni a livello mondiale del biologico, quindi il biologico viene sempre di più acquistato, un fenomeno degli ultimi anni è poi la grande diffusione nei canali di distribuzione del biologico, quindi sempre di più è facile trovarlo nei grandi supermercati, no? Mentre un tempo era un prodotto di nicchia dei piccoli agricoltori, nei negozi specifici del biologico, adesso è sempre più frequente trovarlo anche come trasformato, anche come congelato, eccetera, nei negozi, insomma, tradizionali della grande distribuzione. I primi paesi per consumo pro capite, vedete che qua invece appunto l'Italia non c'è, quindi c'era per quanto riguarda il numero di produttori, e invece su questo la Svizzera, Danimarca, Lussemburgo, Austria, Germania, e l'Italia molto molto meno. L'esempio dell'azienda che parlavamo stamattina, che produce più di Nardo, che non prende in Italia, stanno qua da... Sì. Il prezzo finale che loro hanno sul mercato italiano non è competitivo, cioè perché l'olio normalmente quanto costa qua in Puglia un buon olio? 5 euro da lì. Sì, sì, infatti, sono quelli che immaginavo. 4, 5 euro di litro. 6 euro quello biologico. E loro di dinamico, quindi si costa ancora di più. Infatti il problema dei costi è sicuramente un tema importante, ma perché l'agricoltura biologica chiaramente, non potendo fare tutta una serie di trattamenti, ha dei costi di manodopera principalmente molto molto superiori, eh? E quindi questo, cioè, come dire, è un tema importante, no? Perché se noi pensiamo alla disoccupazione che c'è in questo momento in Italia, c'è il settore biologico che potrebbe assorbire moltissima di questa manodopera se tutti consumassimo biologico, però a costo di spendere molto più, una percentuale molto più elevata per le spese alimentari. Mentre invece quello che in tutti i paesi occidentali si vuol fare è spendere meno possibile per il cibo, per spendere sempre più soldi per altri acquisti, no? Che vengono, insomma, qui viene data più importanza. E quindi è un tema importante, come? No, no. Dice, sì, farmaci, cioè. Certo, 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 certo. Infatti quello è un grosso problema. Ti cucini e poi ti dai che fa? Questo da fare, ciclo completo, la chiusura del ciclo che si dice prima, va bene, faccio una pausa. Sì, facciamo pausa, sì, sì, sì. Però ragazzi, che siano 5 minuti. 10 minuti, c'è un caffè e torniamo, se no questa mattina adesso un po' più gli ascoltatori in Eurovisione. Mentre quello che invece vi dovevo dire per quanto riguarda i soldati e io non so quanti di voi, a parte fanno l'inizio, tu
anche la questione poi perché invece in villa costruiremo la tua lasagna, non so ora. Allora, beh, qua gli ho messo i principali paesi e vediamo che il primo paese come aziende biologiche è l'India. Quindi il primo paese per superficie è l'Australia, per aziende biologiche è l'India, però chiaramente con superfici evidentemente molto molto inferiori. L'Italia, nonostante sia un paese molto molto più piccolo rispetto all'India e agli altri, comunque è all'ottavo posto con le sue 41.807 aziende agricole e biologiche, e sono dati del 2010 questi. Sì, ci sono appunto paesi anche un po' particolari, Etiopia, insomma, che uno non direbbe. Questa è l'evoluzione degli operatori bio e delle superfici bio in Italia, quindi vedete che tendenzialmente c'è un incremento. Nel 2001 e nel 2002 c'è stato questo netto incremento e poi c'è stata una decrescita per alcuni anni, poi insomma diciamo che il livello si è un pochino livellato. Anch'io personalmente ho fatto un pochino di ricerca per capire come mai c'è stato questo incremento, poi un abbandono da molti agricoltori, e sembra che in quegli anni appunto ci siano stati dei grossi incentivi alle aziende agricole che si certificavano, poi non ci sono più stati, quindi molte aziende agricole hanno sfruttato quell'occasione, poi una volta finiti gli incentivi non era più conveniente per loro produrre biologico, anche perché evidentemente non hanno trovato dei canali di vendita per poter piazzare il loro prodotto biologico, e quindi sono tornati a un metodo convenzionale o comunque a fare il biologico senza certificarsi, e speriamo che sia così, mi viene sempre a dire. E poi questo invece è il trend che segue abbastanza delle superfici bio in Italia, però vedete che dal 1995 comunque insomma c'è stato un netto incremento sia di operatori sia di superficie a livello nazionale. Questo è un altro dato importante. L'agricoltura biologica, il certificato biologico prevede quattro figure. Quindi sono quattro le categorie, diciamo, di operatori che si possono certificare come biologici. Ci sono i produttori puri, produttori esclusivi, che sarebbero gli agricoltori che hanno solo l'azienda agricola e che sono la maggior parte, evidentemente. Come vedete su questo grafico, poi ci sono i preparatori esclusivi, cioè quelle aziende artigianali o anche industriali di trasformazione di prodotto, quindi fare conservati, frutta sciroppata, marmellate biologiche. Poi ci sono produttori preparatori, ossia quelle aziende agricole che hanno anche un laboratorio di trasformazione del prodotto, e poi ci sono gli importatori, che sono la categoria più piccola, lì insomma si vede appena sono 297 in Italia, che invece sono quegli operatori che si occupano di importare prodotti biologici dall'estero, quindi sono chiaramente società di distribuzione, società di grandi dimensioni, quindi un comparto completamente diverso da quello agricolo. La situazione in Puglia, ecco, qui ho messo questo dato in Puglia perché poi c'è un fenomeno interessante che ho visto in Puglia, che vedremo dopo, che allora, la Puglia è la terza regione per numero di operatori biologici, quindi siete messi bene in Puglia per quello che riguarda l'agricoltura biologica, il 12,3% del totale, e di cui la stragrande maggioranza chiaramente sono aziende agricole. Vedete che il grafico più o meno della ripartizione per operatore è simile a quello nazionale. Dunque, la certificazione. Allora, la certificazione biologica, io appunto la ricerca che avevo fatto era proprio per capire quali sono i motivi per cui un'azienda agricola sceglie o no di certificarsi, no? Prendendo come esempio un'azienda agricola chiaramente che sceglie di un metodo biologico, però andare a capire quali erano poi i fattori che li portavano a certificarsi o non certificarsi. Quello che è emerso è che sono, innanzitutto c'è un costo burocratico per le aziende. L'azienda quindi deve pagare un conto ogni anno, una determinata cifra che parte da qualche centinaia di euro per andare a costi molto, molto più elevati, a seconda delle dimensioni aziendali, del numero di colture, se ha o no un allevamento, e poi tutti i costi, diciamo, burocratici. Quindi bisogna chiaramente tenere tutte le fatture, tutti i vari prodotti che si acquistano, dimostrare che siano biologici.
se non si riesce a trovare un seme biologico, bisogna andare sull'ente nazionale dei semi, cercare se effettivamente non c'è nessuna azienda che può fornirlo, se effettivamente così chiedere una deroga, quindi insomma comunque un processo abbastanza lungo, e poi tenere appunto il registro per tutte le colture. E questo è molto dispendioso in termini di tempo, soprattutto per quelle aziende, ad esempio del comparto orticolo, che hanno molte colture diverse. Pensiamo ad esempio alle aziende che hanno vendita diretta, loro nella maggior parte dei casi tendono ad avere tantissime colture differenti per offrire una gamma ampia di prodotti alle aziende, quindi difficilmente faranno solo carote e patate, cercheranno di fare più o meno tutte le colture orticole. Una questione che dall'altro. No, sulle colture biologiche no, non mi risulta. No, no, anche perché non ci sono controlli di quel tipo. Ma probabilmente è una cosa che c'è, magari c'è per tutte le coltivazioni in generale, per controlli di vario tipo, però non è una cosa specifica dell'agricoltura biologica. Però appunto sulle orticole ad esempio incide davvero molto questo, quindi se le aziende che fanno vendita diretta, che tendono ad avere una gamma molto ampia di prodotti orticoli ad esempio, per ogni singola coltura devono fare tutto un registro, questo chiaramente richiede una marea di tempo, ricordarsi, insomma, quindi costi burocratici molto elevati. Poi critica il sistema di controllo e certificazione, quello che dicevamo già oggi, quindi il fatto che ci sia un controllo fatto da un ente che è pagato dall'azienda, e poi il fatto che questo controllo sia un controllo di fatto burocratico, perché l'azienda, diciamo, come dire, il controllo biologico molto spesso si limita a una visita durante l'anno da parte del tecnico che viene, che visiona l'azienda, guarda le carte, controlla insomma che secondo lui tutto sia a posto, però chiaramente nulla impedisce che uno si possa tenere in cantina i diserbanti chimici e quando il produttore, insomma il certificatore va via, utilizzarli, no? Quindi in qualche modo fare delle frodi. Sì, va bene, ok, ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao. Poi un altro elemento sicuramente è una certa confusione d'altra parte, diciamo, sia delle pubbliche amministrazioni sia dei consumatori sul significato del biologico, quindi su cosa sia un prodotto biologico e sull'importanza della certificazione. Ad esempio un po' di anni fa c'era stata questa grossa polemica a Torino, perché a Torino c'è un mercato dei produttori agricoli proprio nella piazza, in piazza Palazzo di Città, che è la piazza che c'è davanti al comune, questa bellissima piazza, e ogni domenica ospita il mercato degli agricoltori. Una domenica al mese è gestito dall'ASCI, che sarebbe l'associazione per la campagna italiana, e loro promuovono l'autocertificazione, e quindi la delibera del comune di Torino disse che quel mercato era rivolto esclusivamente a operatori, a produttori agricoli certificati attraverso il regolamento, oppure biologici certificati con autocertificazione. Quindi aveva associato biologico ad autocertificazione, e quindi immediatamente la CIA aveva, che sarebbe insomma una delle confederazioni agricole più importanti in Italia, si è arrabbiata, ha scritto una lettera di protesta, perché chiaramente danneggiava i produttori certificati questo, no? Quindi questo riconoscere, legittimare il termine biologico all'autocertificazione. E quindi in certi casi anche le pubbliche amministrazioni tendono a fare un pochino confusione. E poi presenza di attività e associazioni che promuovono il biologico autocertificato, quindi ne ho segnati alcuni. Quindi queste associazioni dicono che appunto è illegittimo il fatto che il biologico debba essere solo quello certificato, e quindi promuovono l'autocertificazione. Quindi sono produttori che, andando volontariamente contro la legge, insomma facendo un'azione che, se vogliamo, possiamo definire di disobbedienza civile, dicono: no, il mio prodotto è comunque biologico, io lo chiamo così perché ho questa autocertificazione che faccio io, ci metto la mia faccia, la mia firma, e dico che io seguo quel regolamento, seguo, non utilizzo prodotti chimici, ma non voglio la certificazione. E ci sono alcuni agricoltori che sostengono molto fortemente, no, questo principio, anche genuino clandestino, nasce un pochino da quell'idea, no? Quindi dire: non c'è bisogno di certificarsi, facciamo un'autocertificazione e attestiamo che siamo biologici, che coltiviamo in un certo modo. Chiaramente questo comporta dei costi inferiori, sia economici sia burocratici, perché non bisogna seguire tutti i registri. E quindi poi cosa succede? Che però che molte aziende biologiche si arrabbiano, perché dicono: a quelli ci fanno concorrenza sleale, perché non hanno tutti i costi che abbiamo noi, eppure si definiscono ugualmente biologici. E quindi insomma c'è un po' di complessità rispetto a questo. Questa invece è una citazione che ho trovato sul libro di Pollan di cui vi parlavo stamattina,
che secondo me è vero, insomma, leggetela, però penso assolutamente che io sia così, no? Che quindi è importante conoscere la persona, sapere le idee che ha in testa quella persona. E questa è l'intervista che ha fatto George Salatin, che è uno dei principali, dei più famosi agricoltori biologici statunitensi, che un tempo l'ha certificato, poi ha deciso di non certificarsi più. E quindi lui dice che la cosa più importante è appunto fare una visita sorpresa e guardare la biblioteca in casa del produttore, vedere i libri che ha, insomma. Ecco, qui invece appunto sono un pochino i risultati della ricerca che avevo fatto intervistando agricoltori biologici certificati oppure no. Vabbè, poi ho fatto questa divisione molto sociologica tra scelte basate su desideri, su credenze, ma quello possiamo anche non parlarne. Più che altro magari sono importanti da vedere i motivi per cui i produttori innanzitutto hanno scelto di produrre in maniera biologica, no? Quindi la salute della propria e della propria famiglia. Per molti produttori era questo l'elemento essenziale, dicevano: io assolutamente non voglio danneggiare mia figlia, non voglio danneggiare me con pesticidi diserbanti. Ed effettivamente in Piemonte, che è un'area fortemente frutticola, in certe zone questo è stato un problema per anni, cioè l'incidenza di tumori tra gli agricoltori, perché soprattutto sulla coltivazione delle mele i trattamenti che bisogna fare sono davvero molti. Tipo in Trentino fanno 25 trattamenti chimici l'anno, no? Sulle mele che si acquistano, quelle non biologiche chiaramente, e quindi sicuramente questo, soprattutto negli anni passati, quando c'erano meno controlli, probabilmente anche pesticidi più potenti, e quindi era sicuramente un problema quello dei tumori, insomma delle malattie dovute a questo tipo di attività. Poi coltivare, allevare con metodi rispettosi dell'ambiente e del benessere animale, ottenere prodotti buoni e salutari per chi li consuma, mantenere legame con la tradizione dell'azienda familiare dell'agricoltura praticata nelle aree montane. Ecco, queste erano più le aziende montane che dicevano: noi il biologico si tratta in qualche modo di certificare quello che abbiamo sempre fatto, no? Quindi il metodo di agricoltura basato su piccoli allevamenti, cioè gli animali che sono nutriti con il nostro fieno, prevalentemente con il nostro fieno, coltivazione di patate, utilizzando le tame dei nostri animali, no? E quindi fondamentalmente era un modo di mettere un'etichetta più moderna su un sistema di produzione che c'è sempre stato, che è andato avanti negli anni. Poi invece scelte basate su credenze, per alcuni l'unico sistema che ha senso utilizzare, quindi questi più estremisti dicevano: assolutamente tutto il resto non si può fare. Un sistema di coltivazione nel quale si è sempre creduto, eticamente doveroso fare un'agricoltura a basso impatto ambientale, e poi c'è la motivazione più economica. Quindi c'erano anche aziende, ho intervistato, che invece dicevano: boh, noi l'abbiamo fatto semplicemente perché è un settore che va, vogliamo guadagnare di più e quindi facciamo quel tipo di coltivazione piuttosto che un'altra. E quindi appunto c'era un pochino questa contraddizione di questa azienda che ho già citato stamattina, che è una di quelle che chiaramente era basata su credenze economiche, azienda enorme di 250 ettari, e tra l'altro è stato particolare entrare in questa azienda, perché sono andato con la mia macchina, immaginavo sia un'azienda piccolina, entrato in casa dell'agricoltore, invece era una tenuta, lui aveva la tenuta con dentro villa, con piscina, e c'era questo signore che era l'imprenditore, vestito in giacca e cravatta, che viaggiava con la panda in mezzo alla sua tenuta di 250 ettari, quindi con cancello, ingresso, guardiano all'ingresso, e lui chiaramente aveva un'azienda in parte biologica e in parte faceva mais non biologico da destinare poi alla produzione di energia elettrica. Quindi c'erano queste due cose apparentemente anche in conflitto, che coesistevano all'interno di questa unica azienda molto grande. Ecco, poi invece la scelta di certificarsi. Per alcuni degli agricoltori che ho intervistato, c'è stato lo scambio con altri produttori, con altre persone che hanno detto: la certificazione è una cosa che può dare nuovi clienti, nuovi vantaggi, quindi prova a certificarsi, e loro si sono buttati. Per molti invece l'agricoltura biologica è una scelta basata su delle credenze. Innanzitutto per molti l'agricoltura biologica è quella basata solo sul sistema di certificazione e controllo, quindi agricoltori che dicevano: io non posso chiamare il mio prodotto biologico, cosa che tra l'altro è vera, se non ho la certificazione, quindi devo assolutamente fare questa cosa. Strumento indispensabile per la commercializzazione dei prodotti su canali di vendita indiretti o nei mercati. L'unico modo per difendere un prodotto biologico e commercializzarlo, per definire un prodotto biologico, è commercializzarlo come tale, maggiore visibilità ai prodotti, giusto sottoporre i propri prodotti al controllo di un soggetto terzo.
quello che ho visto, adesso non mi ricordo qua esattamente, ecco, questi, i motivi dell'acquisto, quindi questo è già un altro, ve lo racconto un attimo, perché la cosa interessante di questa ricerca è stata verificare come per molti agricoltori appunto la scelta del biologico era una scelta che, basata su un giudizio di valutazione della razionalità, era completamente irrazionale. Cioè, molti agricoltori mi dicevano: ma per noi perché dobbiamo certificarsi? Erano agricoltori che facevano un assolutamente biologico, in molti casi anche un biologico più sostenuto rispetto a quello previsto dal regolamento, quindi con molta più attenzione alle pratiche, al mantenimento della fertilità del terreno, al lavoro manuale, però erano aziende che avevano dei canali di vendita ormai radicati, ormai molto funzionanti, riuscivano a vendere interamente tutto il loro prodotto senza essere certificati attraverso gruppi di acquisto, attraverso canali di questo tipo, e quindi per loro era assolutamente irrazionale certificarsi. Chi lo faceva solo perché aveva una credenza molto forte sul sistema biologico, quindi credevano che fosse fondamentale che ci fosse un ente terzo che controllava, quindi una credenza molto forte di questo tipo. Però per molti era una scelta assolutamente razionale non certificarsi, soprattutto grazie alla vendita diretta ai gas, e quindi è una garanzia basata sul fatto che c'è un rapporto diretto tra produttore e consumatore, quindi questo produttore si era fatto conoscere ai suoi clienti, sapevano che era una persona onesta con determinate idee, e quindi non gliene poteva fregare di meno della certificazione, anzi sapevano anche loro che sarebbe stato un costo ulteriore. Infatti in particolare un agricoltore mi ha detto: ma io perché devo certificarmi? Cioè, se mi certificassi dovrei far pagare un po' di più ai clienti, perché il costo della certificazione, sia in termini economici sia in termini di ore che io dedico a quell'attività, in qualche modo qualcuno me la deve pagare, quindi dovrei far pagare un po' di più tutti i prodotti che vendo, e quindi era una cosa che poteva danneggiare in quel caso sia il produttore sia i clienti, e quindi era assolutamente irrazionale. Poi ecco, l'altra parte della mia ricerca aveva previsto invece di intervistare, di dare dei questionari ai clienti di queste aziende agricole, no? Erano clienti misti, quindi qualcuno semplicemente di vendita diretta, qualcuno invece era appartenente a un gruppo di acquisto solidale. E i motivi dell'acquisto: perché conosco i metodi di coltivazione utilizzati dall'azienda, la qualità, il buon rapporto qualità-prezzo, sostenere l'operato dell'azienda agricola perché in possesso di certificazione biologica. Quindi la certificazione biologica alla fine era poco importante rispetto a tutte le altre elementi riguardanti o la qualità del prodotto, il prezzo o il tipo chiaramente di coltivazione. Ecco, poi i motivi della fiducia. Appunto, c'è la certificazione biologica da parte dei clienti, chiaramente, ma in ben 25 clienti hanno risposto perché conosco l'idea che ha il titolare riguardo all'agricoltura, alla tutela dell'ambiente, 14 perché conosco personalmente il titolare. Quindi la conoscenza diretta è l'elemento principale attraverso il quale questi agricoltori riuscivano a vendere il loro prodotto. La certificazione biologica aveva comunque, insomma, un peso, ma era un peso molto inferiore rispetto a tutto l'altro. E poi appunto mi sono arrivate anche risposte di questo tipo, che invece appunto la fiducia non era perché mi fido di quella persona, ma perché mi fido del fatto che sono in una rete, e se quindi quello mi danneggia rimane fregato per sempre. Sì, cioè, se quello, capisco che fa qualche sistema fraudolento, comunque utilizza prodotti chimici eccetera, e qualcuno lo scopre, è un agricoltore morto, può cambiare attività, non vendo più nulla, perché all'interno di una rete molto fitta di relazioni dove si trasmette molto velocemente la conoscenza. Ecco, poi l'altro pezzo invece della mia ricerca ha riguardato delle interviste telefoniche a tutti gli agricoltori della provincia di Torino che hanno abbandonato la certificazione biologica, quindi persone che sono state certificate per un certo numero di anni, aziende agricole, e poi hanno abbandonato la certificazione, per capire come mai insomma c'è stato questo passaggio. E appunto il dato principale è il termine degli incentivi, delle agevolazioni per l'agricoltura biologica, che c'è stato in quegli anni 2001-2002, dove c'è stato questo grandissimo incremento, e poi c'è stato un decremento, un livellamento, poi difficoltà nella vendita, quindi molti agricoltori sono certificati, hanno visto che non riuscivano a trovare sbocchi, canali di vendita, e quindi hanno abbandonato certificazione, e poi i costi e le procedure burocratiche, anche quelli sono stati altri insomma motivi importanti per le aziende agricole. Queste soprattutto per le aziende agricole, diciamo, gestite da persone un pochino più anziane, che non erano comunque abituati a fare tutte queste pratiche burocratiche, i registri, l'impresa, quindi insomma, però diventava davvero una complicazione eccessiva. Ok, abbiamo finito.
Adesso passo velocemente, sono 18:30, però finisce là? Ok, andiamo, ce la facciamo, lasciamo. Perciò volevo farvi vedere brevemente invece un po' di risultati interessanti rispetto alla ristorazione scolastica. Perché appunto tutto il tema della ristorazione, come abbiamo visto, noi consumiamo sempre di più su canali di vendita, cioè utilizziamo sempre di più la ristorazione, quindi insomma, demandiamo sempre di più a qualcun altro la scelta delle materie prime che andranno a nutrirci. Il grosso tema è stato cercare di capire come fare per utilizzare maggiormente i prodotti locali nella ristorazione collettiva e in particolare scolastica, proprio per la particolarità della ristorazione scolastica, cioè bambini piccoli per i quali sia la qualità delle materie prime, ma poi anche tutto quello che è legato all'educazione alimentare, un'importanza chiaramente fondamentale. Allora, beh, ristorazione collettiva, diciamo che sono queste, si rivolge a scuole, aziende, carceri, case di cura, questi sono i grandi macro settori della ristorazione collettiva a livello mondiale. Qui c'è la ripartizione e vediamo come comunque in Italia il 30% sia quello scolastico, molto di più rispetto ad altri paesi dell'Europa. E poi al primo posto però abbiamo la ristorazione delle aziendale, sarebbe quella del business, quindi tutta la ristorazione delle aziende che ha l'importanza maggiore. Vabbè, la differente diffusione della ristorazione collettiva è interessante vedere questo trend, ve lo dico come curiosità personale, perché la ristorazione collettiva può essere vista come la necessità da parte dell'ente di controllare in qualche modo la somministrazione dei pasti sulle persone, e quindi c'è un rapporto diretto tra l'importanza del controllare l'alimentazione sui propri utenti e la diffusione, tant'è vero che tutto il settore della ristorazione collettiva si è diffuso prima nelle carceri, dove chiaramente era fondamentale controllare quello, poi si è passato agli ospedali proprio per la diretta relazione tra il cibo per le persone malate o comunque in fase di convalescenza. Cioè, un tempo nel passato erano le famiglie che dovevano provvedere all'alimentazione, ma chiaramente come hai dei scompensi legati alla situazione economica della famiglia, com'è? Le cozze malati, ecco, esatto. E quindi poi si è passati chiaramente alla scuola per l'importanza, insomma, sui giovani, eccetera, anche perché poi c'erano molti bambini che non mangiavano abbastanza a casa, e quindi aveva anche un'importanza, come dire, sociale l'alimentazione scolastica. E poi si è passato al settore aziendale per ultimo, no? È stato quello più recente dove si è diffusa la ristorazione collettiva. Poi, vabbè, sì, fino alla seconda metà del Novecento è stata gestita direttamente dalle organizzazioni. Pensiamo al settore scolastico, ma anche a quello industriale, quindi era direttamente la scuola, l'entità comunale, che gestiva la mensa scolastica con il proprio personale. Cioè, anche io mi ricordo quando andavo all'asilo c'era direttamente la cuoca comunale che comprava, che faceva, insomma, si mangiava comunque cose fresche che preparava direttamente lei. Poi a partire dagli anni 70 ha avuto sempre più importanza il processo di esternalizzazione. Quindi non più cuochi comunali, ma cuochi di agenzie di ristorazione specializzate. Questo è stato il primo processo. Poi ci sono ancora chiaramente le scuole dove c'è il personale comunale, ma sono sempre di meno, il trend è proprio di decrescita che sta andando. Questo perché? Perché la ristorazione collettiva, soprattutto a partire dagli anni 70-80, si è trovata al centro di due dinamiche che spingevano in direzioni nella stessa direzione. Da una parte il contenimento della riduzione dei costi, quindi una richiesta di riduzione del costo del pasto, del singolo pasto, perché le famiglie volevano spendere poco, eccetera, e sempre avere più soldi evidentemente da spendere su altri settori, e dall'altra parte una sempre maggiore attenzione per l'igiene e per la sicurezza degli alimenti, quindi legato ai pericoli per l'alimentazione, alle potenziali malattie, infezioni, eccetera, e quindi sempre maggiori richieste fatte alla ristorazione collettiva sulla sicurezza, sull'igiene per gli alimenti. E quindi diciamo c'erano queste due forze che spingevano sulla ristorazione collettiva, che apparentemente insomma, sembra difficile tenerli insieme, ridurre i costi e avere più controlli igienici e sanitari. E la strada qual è stata?
la strada è stata quella di esternalizzare, come vedremo, quindi di demandare questo servizio a un altro attore della catena molto più specializzato su quello. Il fenomeno che è avvenuto è anche quello di sempre maggiore concentrazione, quindi innanzitutto esternalizzazione, passaggio da una ristorazione comunale gestita dai comuni a una ristorazione gestita da società esterne che sono diventate delle multinazionali e che si sono sempre più grandi, sempre più concentrate, in Italia meno che in altri posti, però anche qui comunque questo fenomeno va assolutamente in questa direzione. Avete esempio l'Olanda, i primi 4 operatori, quindi le prime aziende di ristorazione gestiscono l'85% della ristorazione collettiva, in Italia siamo al 34%, però vuol dire che le 4 aziende gestiscono il 34% di tutti gli appalti italiani di ristorazione collettiva. Sono la CAMS, poi la Risteco, se non ricordo male, la Sodexo, che è una grandissima multinazionale, sì. La CAMS invece è italiana, e poi le altre due non me le ricordo. Comunque sono, sono quelle che vincono la maggior parte degli appalti al ribasso, anche perché appunto gli appalti molto spesso vanno a ribasso, quindi si chiede sempre una cifra inferiore. Mediamente un pasto per un bambino delle scuole costa tra i 3,80 e i 4,20 euro, però vuol dire tutte le materie prime, tutta la cucina, tutta la preparazione del pasto e la somministrazione, e quindi chiaramente bisogna contenere i costi, insomma. Quindi appunto questo è il processo che ha avuto: esternalizzazione del servizio, concentrazione della fase di preparazione dei pasti. Quindi per risparmiare ulteriormente, cosa hanno fatto le aziende? Invece che produrre all'interno delle scuole con una cucina aziendale, per contenere ulteriormente dei costi, hanno centralizzato in grandi centri di cottura. Appunto in provincia di Torino ci sono centri di cottura che sono attrezzati per fare 10.000 pasti al giorno, che poi da lì partono e vanno verso le varie scuole con chiaramente dei camion attrezzati che portano il pasto direttamente nelle scuole. Questo chiaramente ha consentito di contenere i costi facendo delle economie di scala. E poi un ulteriore processo che ha avuto negli ultimi anni è l'esternalizzazione a società terze di alcune fasi della preparazione dei pasti. Cioè la cosa interessante è che le società di ristorazione cucinano in questi grandi centri di cottura, ma utilizzano sempre di più semilavorati, cioè la pulizia delle verdure non la fa quasi più nessuno. Comprano tutte verdure di quarta gamma, quindi si affidano a società che puliscono le verdure con mega impianti industriali, le tagliano e poi la ristorazione semplicemente le mette in un piatto e le porta nelle scuole. La stessa cosa ad esempio per quello che riguarda i congelati, cioè non c'è nessuno che, ad esempio i fagiolini non vengono mai serviti freschi perché ci andrebbe troppo tempo per pulirli, lavarli, togliere tutto, e quindi sono sempre prodotti congelati. Anche i congelati sono sempre di più nella ristorazione collettiva quelli che vengono utilizzati. Perché? Perché possono avere un processo industriale di preparazione. Bevo intanto. Ah, questa è l'ora? No, non è l'ora. Ah, non è a caso. Ah, adesso suona. Sì, sì. Per essere solidari con i stranieri. Così no, era perché... Certo, no, certo. Ora mi abbandono. Ah, ok, va bene. Io ti chiamo più tardi. Sì, ok. E poi per niente, per voi ci vediamo. Ok. Adesso Claudio ti smicrofonerà. Ma manca ancora? Sì, no, un quarto d'ora. Sì, 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 sì. Quindi appunto il processo è stato questo, ad esempio anche, non so, in molti casi anche la frutta non viene più preparata, ci sono già macedonie già preparate che vengono somministrate direttamente, quindi la frutta è già lavata, tagliata, sezionata, pulita, e data in questo modo ai bambini perché è più economico e più conveniente agire in questo modo. E questo però ha consentito sicuramente di garantire sicurezza alimentare e di contenere tantissimi costi. Quindi questo è stato un pochino il processo che ha avuto la ristorazione collettiva scolastica, non so, questo qui è stata la metodologia, ma possiamo anche non vederla.
Poi gli obiettivi e i significati attribuiti al pasto scolastico. Io ho provato appunto a intervistare tutti i vari attori della filiera, partendo dalle associazioni di categoria degli agricoltori, andando ai distributori, alle società di ristorazione, ai comuni, per capire quali erano le attribuzioni più principali del pasto scolastico. Vedete, il pasto scolastico innanzitutto beh, il prezzo, sicurezza alimentare, qualità, gradibilità, equilibrio nutrizionale, educazione alimentare, promozione della salute. Quindi questi sono tutti i significati che deve avere il pasto scolastico e che devono essere tenuti insieme. E il prezzo è la componente sempre principale comunque, no? Perché dicevano i comuni che se si propone un aumento anche solo di 10 o 20 centesimi nell'anno del pasto scolastico, viene un'insurrezione da parte della maggior parte delle famiglie, no? Che non vogliono comunque incrementare la cifra spesa per l'alimentazione dei figli durante l'orario scolastico, e quindi questo è sicuramente un grosso problema. Qui non si vede assolutamente nulla, quindi ve lo leggo perché è tutto molto piccolo, troppo piccolo, non vedo neanche io. No, vabbè, questi sono i significati connessi al prodotto locale. Ma sì, deve esserci stato qualche problema perché non poteva essere così tanto piccolo. Il prodotto locale viene visto come diciamo un riferimento utile da tutti gli attori più o meno che ho intervistato per la riduzione del traffico, per il sostegno alle attività agricole, per lo sviluppo appunto dell'agricoltura soprattutto montana delle piccole zone, per l'incremento dell'occupazione, la sicurezza alimentare, la qualità, la freschezza. Insomma, sono tutti elementi molto importanti legati al prodotto locale. Questa è, diciamo, un pochino l'evoluzione del significato che c'è stato sul prodotto della ristorazione collettiva, quindi sul pasto scolastico. Cioè, innanzitutto è partito per rispondere ai bisogni alimentari, quindi i bambini hanno fame, diamogli da mangiare attraverso la scuola deve anche fornire un'alimentazione ai bambini. Poi si è passati appunto negli anni 70 alla sicurezza, qualità, educazione alimentare. Poi si è passati a nuovi significati più legati all'integrazione degli aspetti ambientali, sociali e territoriali, poi per passare infine al pasto visto come strumento per le politiche ambientali, economiche e sociali. Molte regioni, leggendo i regolamenti rispetto al pasto scolastico, tra cui la Puglia, danno proprio questo significato al pasto scolastico, quindi la ristorazione scolastica viene visto come uno strumento di altre politiche utile per promuovere l'economia, le aziende agricole del territorio, quindi non legato solo alla ristorazione dei bambini, ma come strumento importante per lo sviluppo agricolo, per insomma, la sopravvivenza dei territori. E quindi sono insomma, attribuzioni molto diverse rispetto a quelle iniziali che rendono molto più complesso il fenomeno, e si tratta proprio, e diventa sempre più difficile tenere insieme tutti questi valori, tutti questi elementi. Infatti ho provato un attimino a sintetizzare, vedete, cioè, queste sono un pochino le richieste che vengono: maggiore sicurezza alimentare, diminuzione dei contenimenti dei prezzi, superiore qualità. E quindi tutto insieme ha portato a esternalizzazione, centralizzazione della fase di preparazione dei pasti, alla concentrazione degli operatori del settore. Questi sono stati i risultati. E quindi diventa molto molto difficile l'utilizzo dei prodotti locali, di conseguenza. Diventa davvero una sfida riuscire a inserire i prodotti locali all'interno di questa catena che comunque è organizzata per avere delle economie di scala sempre superiori. Il servizio appunto è pensato e progettato per garantire sicurezza alimentare a prezzi sempre più contenuti. I prodotti locali richiedono proprio nuove dimensioni da parte della catena, quindi pensare a una catena di distribuzione che riesca a integrare questi prodotti attraverso delle politiche completamente nuove. Adesso andiamo a vedere un attimo quali sono i principali problemi rispetto all'inserimento dei prodotti locali. Io li ho divisi un attimino per aree di attività. Allora, innanzitutto le richieste di materie prime dei capitolati. Le caratteristiche sono molto restrittive e uniformi da parte delle materie prime. Quindi ad esempio il problema principale da noi era le mele, no? Io ho partecipato a queste cose e si parlava tantissimo delle mele. All'inizio non capivo come mai,
ma sulle mele chiaramente tutte le mele devono avere la stessa grammatura, quindi le stesse dimensioni. Perché? Perché sennò i bambini bisticciano chiaramente, no? Io ce l'ho più grandi, io ce l'ho più piccola, no? Poi diventa difficile la somministrazione. Però questo ha delle ripercussioni incredibili, perché vuol dire che ogni azienda agricola deve fare questa selezione enorme delle mele di una certa dimensione, che poi aumentano di prezzo, e trovare parallelamente dei canali di vendita per tutte delle altre diversi dal settore della distribuzione. E quindi cosa vuol dire? Che magari un'azienda di ristorazione che vuole fornirsi dei piccoli produttori locali deve averne una marea, perché solo quelle mele di una singola dimensione possono avere accesso su quel canale, e questo sicuramente è un prodotto, è un problema. Poi i prodotti monoporzione e confezionati. Per limitare tutte le fasi, chiaramente, si preferisce avere tutti i prodotti in monoporzione. Anche il formaggio, chiaramente, molto spesso la fase di porzionatura del formaggio richiede comunque troppo tempo per le società di ristorazione, e quindi si preferisce avere già formaggi confezionati con una vaschetta che viene somministrata ai bambini. Perché anche lì dividere esattamente il formaggio in determinate forme, perché bisogna fare attenzione che siano tutti uguali, perché sennò i bambini bisticciano, che non siano più grandi, perché il peso deve essere comunque giusto, perché sennò come il bilanciamento nutrizionale non va bene, perché poi ci sono i dietisti che controllano che esattamente la porzione sia quella, e non è che puoi sgarrare di tanto. E quindi sono tutti problemi molto molto grossi. Oppure anche gli yogurt, sono tantissime le aziende che producono yogurt in barattoli grandi, perché non ci va tanto, insomma i costi sono pochi. Barattolini singoli di plastica, chiaramente i controlli, cioè, ci vanno già altri macchinari, altre strutture, però sono fondamentali per accedere a questo mercato, avere i barattolini monoporzione. Vi dirò di più, che molto spesso sono anche diversi quelli rivolti ai bambini delle scuole per dimensioni rispetto a quelli della grande distribuzione. Ad esempio nelle scuole solitamente 100 grammi, nella grande distribuzione 125 grammi, e quindi quell'azienda li deve attrezzare con chiaramente un barattolino di yogurt apposta per quel mondo. No, ma è complessissimo. E poi tutta la parte dei prodotti semilavorati che abbiamo visto prima, quindi prodotti di quarta gamma, adesso ultimamente anche molti prodotti di quinta gamma. Cioè la quarta gamma sono quei prodotti che sono semplicemente per dire confezionati, lavati, puliti, già tagliati e pronti per essere, diciamo, conditi o cucinati. La quinta gamma invece sono quelli che hanno anche già un processo, sono pronti all'uso e hanno già una fase comunque di cucina, quindi ad esempio sono le zucchine grigliate, eccetera, messi in vaschetta, sono prodotti di quinta gamma, e anche questi vengono sempre più utilizzati nella ristorazione, non ancora tantissimo per fortuna, però molte aziende già forniscono questi prodotti. Poi l'altro aspetto, che chiaramente è il menù. I menù vengono decisi all'inizio dell'anno da delle dietiste che fanno un menù più o meno annuale. Negli ultimi anni chiaramente sono sempre più basati sulla stagionalità, per fortuna, perché prima l'elemento della stagionalità assolutamente non c'era, quindi era molto facile magari trovare, insomma, le fragole o gli zucchini nel mese di dicembre, di gennaio, perché era un elemento che non veniva assolutamente considerato. Negli ultimi anni per fortuna c'è una maggiore attenzione alla stagionalità, ci sono solitamente due menù, uno diciamo estivo, autunnale, e uno invernale, sono questi i due menù che ci sono, però non sempre si adattano abbastanza alle produzioni del territorio, perché chiaramente ogni territorio ha una determinata stagionalità, e poi all'interno di una stagione che magari dura 4-5 mesi sono grandi variazioni da un periodo all'altro, e poi c'è una scarsa flessibilità nell'adattarsi alle produzioni effettivamente presenti sul territorio. Cioè, questo cosa vuol dire? Che se ad esempio arriva una grandinata, le zucchine non sono disponibili, la tendenza delle società di ristorazione è: non ci sono in Piemonte, se vogliamo utilizzare il prodotto locale perché il bando ci chiede di utilizzare il prodotto piemontese, compriamo le zucchine che ci sono magari a livello nazionale o a livello europeo. Mentre invece quello che chiedono gli agricoltori è dire: se non ci sono gli zucchini, provate a cambiare un po' il menù per quel giorno e utilizzare magari le carote, perché ci sono tante carote. Però questo ha tutta una serie di ripercussioni importanti, perché vuol dire cambiare il menù, chiedere un'autorizzazione, il nutrizionista deve approvare quella cosa, che deve essere bilanciata a livello del singolo pasto, deve esserci la sufficiente varietà a livello settimanale, e quindi diventa molto complesso chiaramente gestire il tutto. Allora, la maggior parte degli istituti sono a livello comunale, quindi il comune che ha solitamente la scuola, quindi ha l'appalto sulla ristorazione, quindi sono gestiti a livello comunale. Quindi diciamo che per assurdo un singolo nutrizionista per le due o tre scuole
Esatto. Nei piccoli comuni no, questo nei grandi comuni, nei piccoli comuni solitamente non hanno un loro nutrizionista, quindi si fanno riferimento a nutrizionisti dell'ASL, quindi pubblici, che molto spesso lavorano insieme al nutrizionista della società di ristorazione, quindi fanno un pochino una combinazione e vedono che sia equilibrato. Poi molto spesso ci sono anche le commissioni mensa, cioè commissioni di genitori che partecipano in qualche modo, rilevano quali sono le criticità e le riportano anche ai nutrizionisti. E poi la varietà dei pasti, appunto, è fondamentale che ci sia una grossa varietà delle preparazioni dei pasti. Quindi ad esempio un altro problema che è emerso è che in determinate stagioni magari di frutta ce n'è davvero poca a livello locale e quindi la proposta è di magari dare lo stesso frutto 2 o 3 volte a settimana per un periodo limitato, però anche questa è una cosa che non si può fare perché in alcuni capitolati c'è proprio specificato che il frutto deve cambiare ogni giorno e non si può ripetere più volte nella settimana lo stesso tipo di frutto. E quindi questo chiaramente perché è importante la varietà degli alimenti. Cosa? Lo so. Infatti molto spesso le regole sono molto più ferre, no? E poi i genitori magari si lamentano, ma poi a casa magari andano a mangiare di tutto senza nessuna attenzione. Certo. Però questo chiaramente sono tutti elementi che rispetto a un incremento dell'utilizzo dei prodotti locali sono fortemente problematici. E poi le modalità di organizzazione del servizio di ristorazione. Il primo step sono i quantitativi, chiaramente, che sono enormi. Pensate che la città di Torino in tutto è divisa in 9 microappalti e 8 su 9 sono gestiti da una società di ristorazione. In realtà sono 2 che si sono messe assieme, ma comunque diciamo da un ente di ristorazione gestisce tutte queste. Quindi vuol dire davvero migliaia e migliaia di pasti al giorno. E quindi i quantitativi richiesti sono molto elevati e nella maggior parte dei casi una singola azienda agricola non può chiaramente rispondere. Ciao, domani. Ciao, 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 ciao. Ciao. Sì, no, tranquilla. Ciao. Ne ho quasi finito. E poi il ricorso a materie prime, appunto, che limitano le operazioni da svolgere nei centri di cottura, quindi semilavorati, di cui abbiamo già parlato. Poi ci sono i problemi di produzioni locali, che sono scarsa produzione di alcune varietà di ortaggi, questo principalmente chiaramente per la provincia di Torino, specificità di alcune produzioni che non hanno mercato in altri settori, ad esempio la ristorazione collettiva vuole, non so, le patate, che siano patate di un determinato tipo, con determinate caratteristiche, che siano facilmente lavorabili con i macchinari, perché non c'è l'operatore che si mette a spelarli, ma c'è lo spellapatate, lo sbucciapatate, c'è la macchina che li seziona, e quindi se una patata è tutta irregolare, c'è una piccola e una grande, non vanno bene, quindi devono essere uniformi, devono essere adatte all'utilizzo con i macchinari. Poi elevati i costi di transazione, perché comunque un agricoltore che vuole vendere alle società di ristorazione deve trovare dei canali alternativi per tutti gli altri prodotti che non riesce a chiaramente veicolare su quel canale. Quindi appunto il produttore di patate, quelle belle forme irregolari in una determinata forma, potrà vendere alla società di ristorazione, tutte le altre dovrà trovare dei canali per poterle smerciare. Poi necessità di effettuare degli investimenti per ingrandire le produzioni, per poterle vendere, e difficoltà di concentrazione del prodotto. Questo è un problema che c'è in Italia, quindi tante aziende magari piccole, di piccole e medie dimensioni, che non hanno sufficienti economie di scala per poter vendere e rispondere ai quantitativi richiesti dalle società di ristorazione. E quindi questo è un altro grosso problema. Quali potrebbero essere, perché insomma uno dei lavori era anche cercare di poter dare alcune soluzioni, no, al fenomeno della insomma alcune soluzioni per poter incrementare l'utilizzo dei prodotti locali. Di nuovo, ma che ore sono? 6:30? Devi staccare? Sì, 2 minuti. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, le soluzioni che sono venute fuori sono una maggiore stagionalità, ciao! Maggiore stagionalità dei menu, una maggiore flessibilità del menu per adattarsi chiaramente alle produzioni del territorio e il superamento di alcune rigidità richieste per le materie prime, quindi essere un attimino più flessibili anche rispetto alle mele. Cioè appunto ad esempio sulle mele l'idea che è venuta fuori proprio da questi tavoli di partecipazione che hanno visto la presenza degli agricoltori, società di ristorazione, è di fare 3 tipi di mele diverse per grammatura, uno rivolto agli asili, uno rivolto alle scuole elementari e uno rivolto alle scuole medie, no? E in questo modo chiaramente Cosa, è veramente cioè, lo immaginavo, ma è proprio estremo.
Sì, no, ma infatti è un sistema molto molto complesso, affascinante, che se sei fuori non riesci a capire la complessità. Però la cosa importante è che, come dire, è proprio stato creato per garantire prezzi bassi e sicurezza alimentare, e quindi anche il biologico in qualche modo è riuscito a entrare senza problemi in questo settore. Perché? Perché tutto sommato cosa hanno fatto? Hanno trovato il biologico al minor prezzo possibile, quindi molto spesso si sono ancora allontanati di più dalla produzione, quindi il biologico magari costava troppo in Italia, andiamo a comprarlo in Romania, e comunque biologico certificato, però il concetto, la catena è rimasta esattamente quella. Il prodotto locale invece pone molte molte più problematiche, perché deve essere fatto sul territorio, e il fatto che quei prodotti entrino lì è secondo me molto molto difficile. Poi alcune prove ci sono, in certi casi si riesce, però è molto molto difficile. Poi un altro suggerimento potrebbe essere quello di accordi di filiera e coproduzione. Ad esempio c'è una società di ristorazione che è riuscita a muoversi in questa direzione, aiutando le aziende agricole a fare degli investimenti. Quindi dire: io, società di ristorazione, faccio un accordo di filiera con te che mi fornisci, che ne so, tutte le parti degli animali, e quindi io ti compro già l'animale intero all'inizio dell'anno, tu lo allevi, poi insomma chiaramente lo macelli, lo sezioni, e quindi insomma supportare un attimino le aziende agricole in questa attività. E questo potrebbe chiaramente ridurre i costi di transazione e aumentare le possibilità di partecipazione anche dalle aziende più piccole. Ad esempio, appunto, un altro grosso problema è quello che sugli animali, che le società di ristorazione vogliono solo determinati pezzi dell'animale, quindi il pollo, la coscia, il petto. Tutto il resto del pollo chiaramente non va bene per il mondo della ristorazione, e quindi lì di nuovo si trova il problema delle aziende agricole, che devono trovare altri canali di vendita per tutto il resto del pollo, perché insomma chiaramente non possono vendere solo quelle parti. Poi sicuramente la presenza più capillare di organizzazioni di aggregazione dell'offerta, quindi cooperative, insomma organizzazioni di vario tipo che possano coinvolgere più aziende agricole del territorio, concentrare l'offerta e portarla alle aziende agricole. Questo è fondamentale, no? Per far sì che le società di ristorazione possano in qualche modo rifornirsi dai produttori locali, senza dover andare ai singoli produttori, contattarli per avere le quantità sufficienti, e questo potrebbe sicuramente agevolare tantissimo la possibilità dell'utilizzo dei prodotti locali. E poi questa è sicuramente la parte più difficile, però in Italia no, ma ad esempio in Danimarca, in Olanda sta avvenendo in certi casi la neointernalizzazione di alcune fasi presso i centri di cottura, attualmente affidate a soggetti esterni. Cioè, se almeno le aziende di ristorazione tornassero a lavorare la materia prima, a non utilizzare le monoporzioni o a utilizzarle di meno, questo sicuramente potrebbe permettere l'accesso di molti più prodotti locali. Voi immaginate l'azienda agricola che deve, che ad esempio fa appunto ortaggi, adesso in questo momento nella maggior parte dei casi non può vendere direttamente a società di ristorazione, deve vendere a una società di pulitura di quarta gamma, di produzione di quarta gamma, che a quel punto li vende poi a società di ristorazione. Quindi questo crea un passaggio in più dei costi di trasporto con un impatto ambientale e chiaramente un allungamento della catena. E questo sicuramente sarebbe un aspetto molto importante. Ad esempio un altro dato è le uova. Io pensavo che le uova potessero acquistare i produttori, poi i produttori hanno detto: no, ma noi non riusciamo assolutamente a venderle. Ma perché? Perché tutte le società di ristorazione vogliono i tubetti di uovo già pastorizzato, già pronto, sgusciato, esatto, per la salmonella, perché si potrebbe anche, però chiaramente richiede dei costi molto superiori per controllare, pulire le uova, sgusciare, quindi è molto più comodo, molto più economico utilizzare questi flaconi di uova già aperte, pastorizzate, le butti, fa la frittata, fai quello, eh? Sì, sono, sì, esatto, già sono i flaconi, ma anche la maggior parte dei ristoranti funziona così. Sì. Queste dinamiche sono molto simili nel settore della ristorazione, anche ristorazione e ristoranti in cui noi andiamo la sera così, non così tanto, ma comunque la tendenza chiaramente è quella. Vabbè, qua ci sono... Quindi insomma sembra fondamentale, per riuscire in qualche modo a fare qualcosa con il settore della ristorazione, creare delle forme nuove che possano coinvolgere tutti i vari attori del sistema
e cercare di farli cooperare per far sì che i prodotti possano essere più locali, quindi agricoltori, associazioni di categoria, società di ristorazione, e lavorare in un'ottica che non sia conflittuale ma cooperativa. E poi però io penso anche, e questo sarà molto impopolare, che sicuramente se uno vuole utilizzare più prodotti locali eccetera, probabilmente un pochino l'aumento dei costi ci dovrà essere, anche se in una fase di crisi economica come questa è molto difficile chiedere di più alle famiglie per la ristorazione. Io ho finito, quindi vabbè, se avete qualche domanda intanto mi... grazie.